cassa? Tranquilli, niente di grave. Sono le normali conseguenze del nostro Demolition Derby. Venite a dare un'occhiata, è estremamente emozionante. Non trovate che sia spassoso? Sono dei ragazzi meravigliosi, si fanno a pezzi solo per divertirci. Si fanno a pezzi solo per divertirli. Forse so come liberarmi di SpongeBob. Finalmente! E il bello è che si tratterà anche di uno spettacolo entusiasmante. Attenzione a ridere. E so come puoi guadagnare dei punti extra per l'esame di guida. Urrà! Sarà una cosa semplicissima, vedrai. Oh già, quasi dimenticavo. Ecco a voi la spugna. Ehi, quella spugna sembra un tipo tosto. Forse è meglio che ci ritiriamo subito. No! Molto bene, ragazzi! Accendete i vostri motori e dateci dentro a più non posso che la devastazione abbia inizio! Non posso guardare! Anzi, no! Posso guardare come! Cosa succede? Oh no! Le cose non stanno andando come previsto! Adesso cosa devo fare? Perché non ti hanno ancora distrutta? Dai gas e guida di brutto, grazie del consiglio! Ci siamo? Sì! Non ci posso credere, ho vinto la gara! E va bene, pare che non abbia scelta, provvederò di persona! Cantare vittoria, devi ancora vedertela con me. Il mio nome è Cataclispo. No! Per mille trighe non ci vedo più. No! Signora Puff, l'ho riconosciuta. Fantastico, è guarita. Beh, finalmente tutto è tornato come prima. Già, esattamente come prima. Mi mancherai vecchio quanto giremo.
Come faremo senza di te? Addio, Glovedrop. Quanti ricordi ci rimarranno di questa attrazione? Lo so, Patrick, ma dobbiamo essere forti. Ora dove andiamo a divertirci? Non ho dubbi su quello che sceglieremo. Ecco qui la Glovebot, la mia attrazione preferita del Glovedrop. Questa è l'ultima volta che io ci salirò. Coraggio, amico. Andiamo a occupare i nostri posti. Ehi, ciao, piccolo nostro simpatico! Ne ho abbastanza! Lavoro qui già da più di 3 settimane ed è questo il trattamento che mi merito! Le manderò la parcella dell'intervento che subirò allo stinco! Mi dispiace che la pensi così, ma se io dovessi risarcire tutti i miei dipendenti... Allora si riprenda questo, perché io me ne vado! Fantastico! E adesso dove lo trovo un altro che mi faccia da mascotte? Signore, signore, mi ascolti! Posso indossare io il costume da mascotte? Lo prego, le scongiuro! Ho sempre sognato di indossarlo! Inoltre il guanto che mi aveva regalato adesso è in pessime condizioni! Guardi un po' il lato B! Sì, certamente, perché no? Voglio dire, cosa può andare più storto? Grazie! Il tuo gelato, giovanotto! La ringrazio! Oh, oh, il gelato del guanto! Ti ringrazio! E questa è la mascotte del parco? Fai il furbo per evitare la fila? Questo tizio ha rubato il mio gelato! Io pensavo che me l'avesse regalato! Oh, i seggiolini volanti stanno andando pianissimo! Ci penso io a risolvere il problema! Vuole, scusate! Lento, veloce, velocissimo! Caspita, sono sano e salvo! Che fortuna! Questo guanto ci ha salvati! Che botta! Chiamate un'ambulanza! Tornate indietro! Patrick, è fermo! Che stai facendo? Volevo solo provare la forza di questo martello gigantesco! Ascolta bene, Patrick. Tu senti qualcosa? Sì, io sento il suono del silenzio assoluto. E di qualcosa che passa. Se ne sono andati tutti a casa, Patrick. Non siamo riusciti a far funzionare il Glovedrop. Verrà chiuso e non possiamo farci niente. Sbagliato. Secondo me c'è qualcos'altro che possiamo fare. Non capisco. Cosa fate lì voi? Quello che farebbe chiunque voglia bene al Glovedrop se non ha delle alternative. E così, amico mio, ci siamo incatenati alla porta d'ingresso. Beh, io mi auguro che non intendiate restare incatenati a lungo o perderete l'inaugurazione di stasera. Che cosa si inaugura? Si apre il nuovo parco. L'unica ragione per cui noi stiamo chiudendo il Glovedrop è perché stasera inauguriamo il Glove Universe. Guardatelo con i vostri occhi. Universe. Non lo trovate fantastico? Oh, bene, vi auguro una buona serata. Fanno l'inaugurazione del Glove Universe. Tu sei pronto per andarci, Patrick? Vuoi scommetterci? Perfetto, togliamoci le catene. Su, dammi la chiave. Chiave? Quale chiave? La chiave che ti ho dato è la chiave che apre questi lucchetti. Oh, oh, sì. Tu mi hai raccomandato di metterla in un posto sicuro, ti ricordi? E quindi dove l'hai nascosta? Nelle profondità della piscina del Glove World. Così nessuno potrà mai sapere dove si trova. Ok, Gary, adesso io vado al Krusty Krab. Spero che la tua giornata sia piacevole quanto la mia. Gary, ti stavo dicendo che adesso devo proprio andare. Ci vediamo stasera. Ehi, quella è la scatola vuota di snack per lumache. Strano, perché mi sembrava di averne vista una piena di là in cucina. No, no, no.
sono molto timida e... Gary, che cosa ci fai al Krusty Krab? Stai combinando un disastro! Ho capito, vuoi degli altri snack per lumache, però il negozio di animali li ha esauriti. Sì, lo so. Te l'ho appena detto, il negozio di animali ha esaurito tutti gli snack per lumache. Non ne hanno più. Non capisco cosa vuoi che faccia. Perché non vai direttamente alla fabbrica dove li producono? Grazie del consiglio. Voi siete cosa? Siamo chiusi, come te lo devo dire? CHIUSI, noi siamo chiusi. E questo non è tutto. Gli ultimi snack per lumache sono stati spediti giorni fa. Hanno avuto un successone, sono andati a ruba e non abbiamo più gli ingredienti. Da quanto ho sentito dire, il proprietario si è completamente ritirato dagli affari. In effetti, perché no? Tanto i soldi li ha fatti. Sentito, Gary, non ci sono più snack. Beh, anch'io avrei fatto la stessa cosa se fossi stato nei suoi panni. Hai capito, Gary, purtroppo... Perché uno dovrebbe continuare a sgobbare solo per la felicità di qualche animaletto domestico? Le spiace stare zitto per un secondo? Va bene, mi scusi. Gary, gli snack per lumache sono completamente esauriti. Non ci sono più snack per lumache in questa fabbrica e non ce ne saranno mai più. Che cosa devo fare per farti capire che non ci sono più quegli snack? Vuoi che vada in giro per il mondo chiedendo in ogni negozio per animali se hanno ancora una scatola di snack per lumache? Tu parla, è questo che vuoi? Sono indicati i negozi per animali del mondo intero. Abbiamo visitato ogni singolo negozio e non c'è nessuno che abbia gli snack che vuoi tu. Nemmeno uno di questi. Non posso continuare, Gary. Davvero non posso. Gary, so che non sarà facile, ma è arrivato il momento in cui dovrò dirti... Incorniciata di quando ti scelse il lumachile. Ricordo quel giorno come fosse ieri. La foto di quella volta che mi facesti un castello di lecca-lecca colorati. È vero, è stato un momento speciale. Bene, ci hai provato, Gary? Amico mio, abbiamo cercato in tutto il mondo, ma non ci sono più quegli snack per lumache. Mi dispiace, Gary, ma sono costretto a dirti no. Bisogna dire che quest'ultima scatola di snack per lumache è squisita. Ehi, adesso è proprio vuota. Miau, 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 miau. Caspita, hai tenuto quella smorfia per tutta la notte. Lo sai che non riesco a muovere la faccia. Oh, neanch'io riesco più a muoverla. Muovete la scommessa. Non è una bella cosa. Allora Mr. Krab aveva ragione, padre, che siamo rimasti con le facce bloccate. Patrick, muoviti, ci serve subito l'aiuto di Sandy. Sandy, vi siete messi in un bel guaio? Proviamo a rilassare i muscoli della faccia. Secondo me vi ci vuole un bel massaggio. Sandy, ma tu coi massaggi sei un tipo abile. Non posso dire di essere abilitata. Ma adesso sdraiatevi e rilassatevi. E le mie delicate manine di mammifero vi allenteranno la tensione. Ciao. Sembra che i tuoi bulbi oculari siano molto rigidi. Mettiamo al posto giusto le spalle. Bene, ti stai rilassando. Coraggio, lasciati andare. Ok, ora tocca a te. Adesso metterò a posto la tua bocca. Che fa
fatica. Va bene, ragazzi, prima le brutte notizie. Non sono riuscita a farvi tornare normali, ma ora siete più rilassati. Ben arrivato, SpongeBob. Buongiorno, Mr. Krab. Dimmi, ragazzo, c'è qualche cosa che non va? Come mai quando sei arrivato camminavi in modo strano? Tutto a posto, Mr. Krab. La griglia sta funzionando benissimo. Va bene, posso sapere per quale ragione continui a voltarmi le spalle? Ha sentito anche lei? Qualcuno ha fatto cadere una monetina. Una monetina? Dove? Dove? I Krusty Krab sono molto gentili. Beh, ho guadagnato tempo. Allora, Bob, abbiamo un sacco di ordinazioni. Mi metto all'opera, Squiddy. Mi bruciano gli occhi! Su, forza, vedi un po' di muoverti! Sì, d'accordo! Ciao! Krabby Patty Pronti! Servili tu, io sono in pausa. Monetine, 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 monetine. Monetine, monetine, monetine. Mr. Krab è ancora distratto. Adesso mai più. Monetine, monetine, monetine. Prego, il signore è servito. Mi scusi, ma con il mio Krabby Patty non volevo un contorno di labbra bavose. Che disastro. È una vergogna. Vado a spendere altrove i miei soldi. Aspetti, torni indietro. Perché ho continuato a fare tutte quelle boccacce? Cosa sta succedendo qui dentro? Perché abbiamo perso un cliente? E io che cosa ne so? Sono solamente il cuoco. Devi voltarti verso di me quando ti rivolgo la parola. Tira sulla testa, io voglio guardarti in faccia. Ehi, l'hai mai vista questa, Mr. Krab? È una perfetta imitazione di un involtino. Smettila, SpongeBob. Ti ordino di alzarti immediatamente, oppure io... Torno più tardi, SpongeBob. Oh, adesso capisco che sta succedendo qui. E quindi hai continuato a fare un sacco di smorfie e di boccacce. Non hai voluto dare ascolto a quello che ti avevo detto, vero? Mi spiace, Mr. Krab, pensavo fosse una bugia. La mia azienda va in malora perché tu pensi che io ti racconti delle frattole. Mi fai uscire dei ganghi nel punto tale che io non... Non posso più muovere la faccia. Sono diventato anch'io un mostro. Cos'è tutta questa confusione in cucina? Non ti agitare, potrebbe venirti un blocco alla faccia. Come un blocco alla faccia? Non era una leggenda? Ah, c'è anche Mr. Krab. È davvero divertente. Ehi, la mia faccia! La mia povera faccia! Guardate quello che mi è successo per colpa vostra! Avete visto? Adesso anche Squiddy è conciato come noi! Io non vedo proprio cosa ci sia da ridere! Basta! Buongiorno, buongustai dell'oceano! Preparatevi perché oggi vi faremo venire sicuramente l'acquolina in bocca! Quello che vedete è il nuovo raffinatissimo ristorante di Bikini Bottom, Le Chandiché! Guardate che clientela elegante! E qual è il piatto forte? La fricassea di pastura! Poco fa abbiamo parlato con lo chef Squid, che però non ci ha voluto rivelare come fa ad ottenere una simile prelibatezza! Sì, in effetti non posso rivelare questa ricetta a nessuno, è un segreto! Che cosa? Proprio così, Krab! Adesso anche noi abbiamo una formula segreta. È in questa bottiglia e tu non potrai mai averla! Dammela subito. Ti ringrazio. È un segreto! Ma non è sicuramente un segreto? Dite fricassea? Il grande successo del Chandiché! Chef Squid, per favore, io vorrei un altro. Qualunque cosa per i miei fan. Questo è un tradimento! È un tradimento della peggior specie! Beh, se non altro la nostra clientela affezionata non mangerà mai quella robaccia. Non ne sarei così sicuro, Mr. Krab. D'accordo. Non c'è molta gente, ma il vecchio Jeffrey è ancora qui con noi. Tu non puoi fare a meno del Krabby Patty, vero? Beh, volevo andare a mangiare il ciambacchet, ma era pieno. Così mi sono fatto fare una fricassea da sport. Guarda, è anche firmata dallo chef Squiddy. Questa storia
è durata abbastanza. Mi raccomando, cerca di comportarti in modo signorile. Agli ordini, mister... Ma che cos'hai nella testa? Non urlare in quel modo! Siamo tra gente raffinata, qui nessuno si metterebbe a starnazzare come una gallina. Ups, desidero assaggiare questa prelibatezza. Coraggio, accomodiamoci. Buonasera, madame. Un tavolo per due, please. Il suo nome? Ma certo, io sono Mr. Cr... cioè, voglio dire... Sono Mortimer Kela di Granchio. Il mio nome e cognome. D'accordo, ora cerco la sua prenotazione. Oh, mi spiace, non ho nessuna prenotazione a nome Kela di Granchio. Cosa? Prenotazione? In un postaccio simile? Ci sono 2 anni di attesa per avere un tavolo. Cosa succede? Qualche problema? Bene, 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 bene. Ecco qui Mr. Crab e SpongeBob. Se volete seguirmi, ho riservato un tavolo molto esclusivo apposta per voi. Buon appetito, signori. Ci vediamo tra 2 anni. Già? Segnati la data sull'agenda, Crab. Ecco qua, signori, deliziate i vostri palati con la mia famosa fricassea. Nonna, qualcuno ha preparato la mia fricassea e ha commesso un grossissimo errore. Che sei venuta a fare? A salvare la mia ricetta da un cuoco dilettante. Oh, io non c'entro niente, è stato lui. Cosa? Oh, adesso non cercare di dare la colpa a me. Sei stato tu a dirmi di interrompere la cottura. Ok, ok, d'accordo, lo ammetto, ma non vedo quale sia il problema. Il problema, mio caro nipote Babbeo, è che se la pastura per la fricassea non cuoce esattamente per 24 ore, può generare dei terribili contorcimenti dello stomaco. Tu ci hai servito della pastura malcotta? Datagli una lezione, ragazzi! Il tizio mi ha avvelenato, non mangerò mai più in questo posto! Ristorante! Tutti i miei fan! Spero che non farai mai più una cosa del genere! Oh, Mr. Crab, è molto bello avere di nuovo Squiddy qui con noi. Sono contento che abbia deciso di riassumerlo. Oh, il minimo che potessi fare. In fondo ha appena perso il suo lavoro, volevo aiutarlo e l'ho fatto. Anzi, l'ho promosso. Adesso il nostro nuovo zerbino. Oh, benvenuta. Oh, benvenuto. Oh, benvenuta. Mi dice quali sono le sue intenzioni? Scusate, siete Mr. Eugene Crab e Sheldon Plankton? Sì, sono io. Le ordinanze che vedete sono per voi. Ordinanza comunale aggiornata. I ristoranti fast food della città non possono trovarsi a meno di 100 piedi l'uno dall'altro. Cosa significa? Il Krusty Krab e il Chum Bucket sono stati costruiti troppo vicini l'uno all'altro e quindi uno dei vostri due ristoranti non può più rimanere dove si trova. Cosa? No, non è possibile! No, sono 99 piedi! Purtroppo è vero! E a questo punto quale dei due ristoranti verrà sacrificato? Questa è una cosa che dovete decidere voi due. Non andrò da un'altra parte, quindi sarai tu a spostarti. Tu dovrai andartene, Craig. Ah, no, tu te ne andrai. No, è non un vostro problema. Vi avverto che avete solo 24 ore per scegliere chi si deve spostare. E non dimenticate che la legge va rispettata. Una netta sensazione che tutta quella gente stia dando a Plankton. Dei bigliettoni!
Questo è stato un vero affare, signore. Avrà molti anni di malvagità usando quel piccolo aggeggio. Basta con questo stupido ristorante. Avrei dovuto aprire una vendita di oggetti usati da molto tempo. Fatevi avanti, pesci. Tutte le più malvagie invenzioni sono in vendita. Sono interessato a questo generatore di maree. $1,000 per gli occhialoni di circondorarci. Quanto vale per vendere il computer? Quanto è disposto a pagare? Ehi, il plankton! Bene, d'accordo, mia moglie non è in vendita, ma tutto il resto è a vostra disposizione. È giunto il momento. Allora, alla fine avete deciso quale di voi due deve lasciare il posto? Non sono io, vostra somma autorità. Ecco qui le firme sulla mia petizione. Il popolo di Bikini Bottom ha deciso. Coraggio, lei si faccia da parte, Mr. Crab. Aspetti, aspetti! Ho deciso che non mi muoverò da qui! Per favore, si tolga di lì, Mr. Crab. Le assicuro che sarà una cosa rapida e indolore. Se vuole agire contro il Krusty Krab, questa sarà una cosa molto lenta e dolorosissima! Deve resistere, Mr. Crab! Noi siamo tutti con lei! Non è vero, Squiddy? Oh, Squiddy? Ok, Mr. Crab, ci siamo. Lei ha avuto l'ultima possibilità. Non andrò via! Non permetterò che si tocchi il Krusty Krab! Bene, come vuole. Se questa è la sua ultima decisione... Adesso ci siamo! Si dia inizio alla distruzione! Addio per sempre, Krusty Krab! Ma cosa... La ringrazio molto per la sua collaborazione. Che cosa succede? Le chiedo scusa, signore. Forse lei ha dimenticato che deve radere al suolo il Krusty Krab. Beh, effettivamente. Una demolizione è qualcosa che è al di fuori delle mie competenze. Io devo semplicemente assicurarmi che tutti i fast food rientrino nell'ordinanza dei 100 piedi. Bene, adesso abbiamo aggiunto un piede. Quindi è tutto a posto. Non è giusto! No! Lei non ha intenzione di distruggere il Krusty Krab? No! No, grazie, 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 grazie! Subito! Voglio guardare un po' di distruzione! No, era meglio non guardare. I semini dentro al barattolo sono esattamente 500.000. 300. Ha già indovinato! E. 1. Sbagliato! Ce ne sono soltanto 500.300 e basta! Hai sbagliato per un semino di sesame, quindi hai perso! Un momento! Non è ufficiale finché non li avremo contati uno per uno! Sì! Molti noiosi conti più tardi? 500.298, 299, 500.300, nel vaso non è rimasto più niente. Ho vinto io! Va bene. Ehi, aspettate, c'è qualcosa sotto il coperchio. Abbiamo dimenticato un semino, Mr. Crab. Plankton ha vinto, l'ho detto. Evviva! Le ordino di consegnare immediatamente a Mr. Plankton il premio che si è aggiudicato. L'hai sentito anche tu, Crab? Forza, devi darmi un Krabby Patty. Io non posso. Che cosa?
SpongeBob deve pulire la griglia, è sporca. No, l'ho lucidata stamattina. Però devi anche affilare la tua spatola, non è vero? No, spatola perfettamente a posto. Non sopporto tanta efficienza. Ma certamente non posso preparare il Krabby Patty fino alla fine dello show. Di che show stai parlando? Lo show che si vince insieme al Krabby Patty gratuito, ecco, guarda. Lo vedi? No, adesso smettila, mi stai prendendo in giro. Beh, in questo cartello c'è scritto chiaramente E uno show. Vediamo lo show. Imbroglione! Quello che stai facendo adesso fa parte del famoso show? No, questo non fa affatto parte dello show. Quel disegno è davvero perfetto, non è d'accordo anche lei? I burattini! C'era una volta un ragazzo felicissimo, Patty Leddy. La 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 la. Era amato moltissimo da tutte le persone di buon cuore del mondo. Ma ahimè, nella nostra storia c'è anche un personaggio cattivo che risponde al nome di Flanton. Sparisci! E così un giorno, mentre il ragazzo stava giocando felice in un prato, Flanton lo assalì e diede un terribile morso alla faccia del povero ragazzo indifeso. Aiuto, povero me! Che brutta cosa! E ancora! Va bene, adesso basta, abbiamo capito! La punizione per Flanton non tardò ad arrivare. Il povero Patty Leddy gli rimase sullo stomaco e lui, che era stato così tanto cattivo, improvvisamente cominciò a gonfiarsi. Finché il malvagio Flanton esplose! Fine della favoletta. Oh, davvero bravo! Sei stato bravissimo! Perché quel burattino può mangiarsi il Krabby Patty e io no? E perché non ti trovi in cucina a preparare il mio Krabby Patty? Mi arrendo, SpongeBob. Non possiamo più perdere altro tempo. Cucinalo alla perfezione. Potrebbe essere l'ultimo Krabby Patty della tua vita. Farò del mio meglio, signore. Vieni, caro insvelto. Devi estrarre il Krabby Patty dalla mia pancia subito. Senza fare l'anestesia? Non abbiamo più tempo, fai in fretta, se no lo digerisco. Come vuoi tu, tesoro. Sta fermo, sentirai pungere un po'. Guardi, Mr. Krab. Dimmi, cosa c'è, figliolo? Io un'occhiata là. Entrate, rispettate la fila. Mi senti, Krab? Lo vuoi un Krabby Patty gratis? Allora indovina quanti clienti riesco ad accogliere l'enciambacchetta. Sento malissimo, il Krabby Patty sa di succhi gastrici. Che schifo, quel Krabby Patty sa di medicina e carote. Andate via, andate via, andate via. Aspettate, tornate qui. Ma insomma, Karen, vuoi dirmi che cos'è successo? Ho solo fatto quello che mi hai chiesto. Ho analizzato il contenuto del tuo stomaco e l'ho usato per preparare i Krabby Patty. Mi si riscalda il cuore quando vedo fallire quel citrullo. Ok, figliolo, il divertimento è finito. Va a recuperare i panini dal gabinetto. Ah, già, e rimettici sopra i semini. Questo è il Mr. Krab che conosco. Secondo le ricerche che ho effettuato, non è mai venuto da noi almeno il 2% della gente di Bikini Bottom. Queste persone non sono nemmeno entrate nel Krusty Krab. Vuol dire che un 2% di denaro manca nelle mie tasche. E quando penso quel 2% che io non ho guadagnato, divento proprio tanto furioso. Guardando quel 2% penso a una fetta di torta. Non è il momento di parlare di torte. Forse quei vagabondi spendono il loro denaro in un altro ristorante. È necessario rintracciare quel 2% e poi trascinarli qui da noi. Quindi voglio che voi due ragazzi andiate in giro a fare pubblicità al fantastico Krusty Krab. E per questo lavoro ci pagherà un extra. Extra cosa? Oh, come non detto, Mr. Krab, non toccherò più questo argomento. Mai più. Non si preoccupi, Mr. Krab, io penso di sapere quello che c'è da fare. Siete pronti, ragazzi? Oggi vi porterò ad ammirare una meraviglia della natura, che sarebbe il più vecchio albero di Bikini Bottom. Abbiamo lasciato un messaggio anche qui dentro. Che gente strana. E questo che cos'è? Mangiate al Krusty Krab. È una cosa disgustosa. Però a
Adesso che ci penso, mi è tornata fame. Mangiate al Krusty Krab! Fantastico! Vedo la mia casa da qui! Mangiate al Krusty Krab! Giù c'è il Krusty Krab! Per un pelo! Oh, ma quello laggiù è SpongeBob! Ciao, Spongy! Krusty Krab! Se dovessi vedere ancora la scritta mangiate al Krusty Krab, potrei mettermi a urlare! Scusate, che scritta c'è su quell'aggeggio? Mangiate il Krusty Krab. Già, me l'ero immaginato. La campagna pubblicitaria sta andando molto bene. Sì, sono d'accordo. Pronto? Salve, Mr. Krab! Non so quello che state facendo, ragazzi miei, ma devo dire che sta funzionando alla perfezione! Il Krusty Krab non ha mai avuto tanti clienti in una volta! Infatti, ho visto almeno la metà di tutte le persone che non erano mai entrate! Caspita, sarà meglio che veniamo ad aiutare! Non preoccuparti, ragazzo! Squiddy sta difendendo il forte! Intanto voi due continuate a guardarvi attorno e recuperate l'ultimo 1%! Ho capito, ma dove troviamo l'ultimo 1%? C'è rimasto solo un posto dove cercare: il grande svincolo stradale! Hai visto il cartello? Vietato giocare sulla barcostrada. Ma noi qui non stiamo affatto giocando! Noi stiamo lavorando! Ma se veniamo investiti da una barca? Ecco, appunto! Ci penso io! Ehi, lo vedi anche tu qualcosa? È un segnale del lavoro in corso! Sì, l'ho visto anch'io! Che cosa aspetti? Forza, azione immediatamente il freno! Ecco il nostro pennello! All'opera! È vero, grazie Patrick! Mangiate al Krusty Krab! Qui il nostro lavoro è finito! Torniamo al Krusty Krab a festeggiare l'ultimo 1%! Eccoli, arrivano! Mr. Krab ne sarà soddisfatto! Buone notizie, ragazzi! L'unico danno è questa gomma bucata! Patrick, prendi la gomma di scorta! Oh! Non posso prenderla, no! Cosa vuol dire che non puoi prenderla? Ecco io! No, no, un momento! Lasciami indovinare! Hai mangiato la gomma di scorta! Caspita, sei bravo a indovinare! Patrick, perché non l'hai chiesto a me? Lo sai che io ho sempre delle gomme formato mini per ogni occasione? Beh, mi è venuto appetito! Vuoi? Sono dietetiche! Mr. Krab, voglio dei soldi per pagare il taxi! Ma come, Squiddy? Insomma, me ne torno a casa! Adesso mette dei soldi sulla mia mano! Ah, sono rimasto completamente al verde! Ormai non ho più nemmeno un centesimo! Ho speso tutto! Il mio Krusty Krab se n'è andato per sempre! Lasci perdere, tornerò a piedi! No, aspetta, Squiddy! Aspetta! Non puoi andare via, ti prego! Non riesci a capirlo, il Krusty Krab ha bisogno di noi! Non mi importa di che cosa ha bisogno il Krusty Krab! E non cercare più di fermarmi! Ehi, Squiddy, va tutto bene? Non provare a toccarmi! Senti, Squiddy! Vattene! Squiddy, ti arrabbi e gridi, ma
Ma poi da solo che farai? Tu non puoi lasciarci qui nei guai. Squiddy, ti prego, ritorna da noi. Fermo, torna indietro, scappare non puoi. No, 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 nai, 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 niente, niente. No, 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 non andar via. Ho già nostalgia. Denaro, Mr. Crab, più non ha. Se parti tu, di lui cosa mai sarà? Era un'idea stupida, che scempiaggine, che idiozia. Stare assieme a SpongeBob mi dà l'aritmia. Che stupidaggine, che follia. Supermercati, ospizi e poi oltre un milione di guai. Umiliato fino a questo punto io non sono stato mai. Vado via, non tornerò, vado via. Mr. Crab ha perso ogni cosa, ha perso tutto quanto. E ora io vado via. Torna qui, Mr. Crab, ha bisogno, sì. La situazione ormai qui è pessima. Tu e io dobbiamo aiutarlo. Io so che dentro tu non sei così. Comincia a fare freddo qui e non arriverò mai prima di lunedì. E se questo non bastasse, ora al posto dei piedi ho due vecchie carcasse. Ahimè. Cosa fare non lo so, quasi quasi tornerei. Ma perché no, tornerò sui passi miei. Accanto a me, amico mio, ti vorrei. Respira e poi suona più forte che puoi. L'orchestra del deserto siamo noi. Un'interpretazione eccezionale. Straordinario! Fantastico! È davvero incredibile! Sono riusciti a radunare una folla enorme e pensare che tutta questa gente è venuta qui in mezzo al deserto soltanto per poter ascoltare Squiddy e SpongeBob. Oppure sono venuti qui per vedere la pioggia di meteore che passa in quell'aurora boreale, creando uno spettacolo davvero unico al mondo. Grazie mille, buon divertimento! Guarda, sta arrivando Mr. Crab! Squiddy e io abbiamo cantato davanti a una folla esagerata! Beh, mi fa molto piacere! E io ho guadagnato così tanti soldi da non sapere che cosa farne! Tu, togliti di mezzo! Ma lo faccio pagare, se non te ne vai via! Ascoltatemi, amici! E nessuno più cattivo sarà. Ci siamo, è già. Natale. Se abiti bestie e anziani darai di più. Ti sentirai benissimo tu. Tratta bene gli amici tuoi. Sii gentile e calmo, ce la fai se vuoi. Non buttare la gomma in strada così, e lava i denti per tre volte al dì. Adesso che è, adesso che è Natale, del Natale. Sì, sono d'accordo, non c'è niente da interrompere. Ricorda che va abbassata sempre la sedella tua a letto. Fai una bella cena con famiglia e amici. Sorridete, siate tutti felici. Questo Babbo Natale qua giù verrà e regali a tutti lui porterà. Ci siamo già. Ci siamo già.
avuto tanta paura. Bravissimo SpongeBob, la canzone ha funzionato. Eh già, appena in tempo, Babbo Natale sta per arrivare. Hai ragione SpongeBob, eccolo là. Pensavo non arrivassi più. Non vedo proprio perché, ragazzo mio, ma mi spiace, quest'anno ho brutte notizie per te. Oh no. Oh sì, mi spiace, ma quest'anno ho dovuto metterti sulla mia lista nera. La lista nera. E non ci sei soltanto tu, sei in ottima compagnia, figliolo. Ma... niente ma, carbone per tutti, eccetto che per Plankton. Non me l'aspettavo neanche io, ma in confronto a voi lui è stato un angelo. Mi hai davvero stupito, Plankton. Ecco qua il tuo regalo, te lo sei meritato. La mia formula segreta, come fai ad averla tu? Beh, ho le mie fonti. Papà? Allargala il mio portafogli, brutti nanetti. Ma stai facendo un grosso sbaglio. Oh, no, no, al contrario. Sei tu ad avere sbagliato, mio caro. Guarda, SpongeBob, sei un'autentica furia. Lo disintegrerò. Vuoi Babbo Natale? Dovrai passare sul mio corpo. Nessun problema. Oh, perbacco. Non sai fare di meglio. Io taglio la corda. Ti rendi conto di quanto sei cattivaccio? Lascialo andare immediatamente, brutto impostore! Questi sono per te, buoni, caldi, fragranti! Babbo Natale, salta su! No! Ti ringrazio per avermi salvato, SpongeBob. Ci mancherebbe. Oh, ma è chiaro che sei un bravo ragazzo, al contrario del criminale che ha costruito quel mostro meccanico. Che c'è? Cos'è questo? Chi lo trova lo riporti al Chum Bucket. Plankton! Oh, oh. Niente regali per te. Sei stato cattivo. Coraggio, adesso date a Plankton il regalo che si merita. Cosa avete intenzione di fare? Mister Krabby, Sandy non ha più il suo aggeggio per l'aria e non può respirare. Dobbiamo trovare una soluzione, se no andrà nel paradiso degli scoiattoli. Sì, ho capito, va bene, ma questo non deve succedere al Krusty Krab. Perderei dei clienti. Beh, d'accordo, vediamo un po'. Ci servirebbe dell'ossigeno. O2, se mi ricordo bene. Ma certo, il vecchio elemento di numero atomico 8. Ehi, guardate in alto! Ci sono alcune bolle d'aria là sul soffitto! Non so come fare a tirarle giù. Non preoccupatevi, lo so io come fare. Possiamo usare queste cannucce per succhiare quelle bolle. Aspetta un momento, quelle cannucce costano parecchio. Appena finito le rimetterò a posto. Fai fretta, SpongeBob! È vero che non sono un dottore, però non mi sembra che gli scoiattoli dovrebbero essere blu. Ok, io sono pronto. Vieni ancora un po' più avanti. Bene, basta così. In fretta, Patrick. Mi sembra che le sia tornato il colore naturale. È una bella cosa, ma non credo che sia sufficiente. Mr. Krab, lei dovrebbe avere una riserva di ossigeno. Squiddy dice che si dà un sacco di arie. Non l'ho mai detto. Così tu credi che io mi dia delle arie? In un certo senso hai ragione. Normalmente ci sono una o due bolle d'aria nel mio guscio. Su, fatti avanti. Non devi essere troppo timide. Vieni, papà, c'è un sottomarino sul tetto! Oh? Adesso mi sembri occupato. Beh, sarà meglio che torni più tardi. No, Perla, non andare. Tu sei un mammifero, vero? Beh, sì, certo. Io credo proprio di essere. Quindi tu respiri l'aria, dico bene. Naturalmente, i miei polmoni sono pieni di aria. E allora puoi aiutare Sandy. Ha bisogno di un po' della tua aria. Penso che noi mammiferi dobbiamo aiutarci l'un l'altro.
Ok, adesso non muoverti, ti darà un po' di fastidio. Benissimo, Perla, dalle aria. Ora continua a farla respirare. Vieni con me, Patrick, mi è venuta un'idea fantastica. Salirò in superficie a prendere un po' d'aria e quando darò uno strattone alla corda dovrai tirarmi giù. Come farai a salire in superficie? Userò la bombola del gas come un mezzo a reazione. La bombola del gas come un razzo? È una splendida idea, SpongeBob. Lo so, augurami buona fortuna. Arrivederci, amico. Onoriamo il coraggio. SpongeBob, questo è il momento di prendere l'aria per Sandy. Quest'aria così fresca è orribile. Ok, Patrick, tirami giù. Chi mi sta girando? Ehi! Oh, i fantasmi! Oh! Eccomi, sto arrivando! Oh, bentornata, Sandy. Sono ancora viva, ragazzi. La cupola dell'albero è piena d'aria e ormai è quasi asciutta. Come avete fatto a riempirla d'aria? Ma possiamo dire che per riempirla abbiamo avuto un piccolo aiuto da un'enorme bolla. Dimenticate che sono state proprio le bolle a cacciarci in questo pasticcio. Io non voglio che facciate più bolle vicino a casa mia. Si può sapere che ti succede, Karen 2? La ricetta segreta dei Krabby Patty aspetta di essere rubata. Cercavo solamente di aprire la porta. Mi hai progettata senza le braccia, te ne sei dimenticato? Hai ragione, non ci avevo pensato. Bene, lascia fare a me. Che cosa ci fa lei qui dentro? Karen sta lavorando per il Krusty Krab. Ma che cosa fa? Signora rovina famiglie. Oh, ecco qui l'obsoleta signora analogica del Triassico. Analogica? A chi credi di dare dell'analogica? Finalmente ricopri il ruolo giusto per te, registratrice di cassa. Può darsi, ma almeno non sembra che mi abbiano progettata per somigliare a un comunissimo aspirapolvere. Perlomeno non si può dire che sembra un tubo della stufa. Che cosa sarei io? L'ho detto, un rottame di ferro arrugginito. Tu sembri un battitappeto fuori moda. E tu della ferraglia di scatto. Cosa succede? Non lo so, ma io scommetto che vince quella con il retro cromato. Scusate, parlate di soldi? Benvenuti a tutti al combattimento del secolo. Oggi spendendo solo $5.99 più l'acquisto di 2 Krabby Patty potrete trovare la risposta al più grande quesito del momento. Qual è il computer superiore? Quello moderno a circuiti integrati? Preparati alla distruzione della tua scheda madre. Oppure quello a diodi e tubo catodico della vecchia tecnologia? Ora vedrai come ti sbriciolo tutti i circuiti. Forza, provaci. Aspetta, così non avrò mai la ricetta segreta dei Krabby Patty! Vista? Ti sta sbriciolando i circuiti? Lanton? Che male! Fermati, l'hai ferito! Mi stai dicendo che vuoi arrenderti? Sei solo una crudele spudorata rovina homepage! Nessuno può investire e schiacciare il mio uomo. Lato, dimmi qualcosa. Ti prego, piccina, portami a casa. Anche se tu sei solo un ingrato, piccolo e verde, non riesco a essere arrabbiata con te. Lasciarmi, non di nuovo! Spero che adesso funzioni! Oh, Karen, per favore, svegliati! Ti prometto che d'ora in poi non ti farò soffrire mai più! Che cosa è successo?
Ho capito quanto tu sia importante per me. Coraggio! Torniamo a cena a casa al Ciambacche di piccina. Ho fatto un sogno davvero strano, Plankton. Ho sognato che c'erano due Karen. Due Karen? Eh sì, era proprio strano. Non c'è niente di meglio che starsene spaparanzati accanto a un adorabile computer a godersi i raggi del sole. Oh, spero soltanto di non scottarmi il monitor. Ti metto un po' di crema, tesoro? Grazie, un pensiero molto gentile, ma vedi, sei così dolce quando non pensi a quella stupida formula segreta. Bravo, Krem. Sei caduto dritto nella mia trappola. Quando te ne accorgerai sarà troppo tardi. Plankton? Si può sapere con chi è che stai parlando? Ah, beh, ecco. Oh, sì, con il cameriere. Si è dimenticato di portarmi le tartine. Ma le hai ordinate soltanto 2 minuti fa. Smettila di agitarti e cerca di goderti questa splendida crociera. Vedrai che le tue tartine arriveranno. Vedi più veloce, voglio andare più veloce! Ecco le sue tartine. Meraviglioso, grazie. Bella scena! È grande esattamente quanto te! Molto divertente. Che vorresti dire? Che potresti confondermi con questa tartina? L'ho trovato! Che cos'è stato? Che strano, giurerei di aver sentito la voce di Planto. Anch'io, a dire il vero. Ah, beh, un altro giro del ponte! Povero me, sono completamente a pezzi. E tu come ti senti, tesoro? Scusami tanto, Plankton, avevo attivato lo sleep mode. Mi è fatto bene riposare un po', ma l'ho fatto soltanto perché avevo l'impressione che tu ti fossi addormentato. Già, mi sono fatto una dormita. Che cosa ne diresti di un bel massaggio alle ruote? Che delizia, i massaggi mi fanno... Buon riposo, baby. Certo, si direbbe che venga da laggiù. Diamo un'occhiata. Mr. Crab, buon appetito. Io ne voglio due. Credo che ci siano i presupposti per mettere su un bel giro di affari. In effetti, perché limitarsi a fare una vacanza gratuita quando ci si può guadagnare sopra qualcosa? Ordinate il vostro Krabby Patty! Il fantastico, l'unico, l'inimitabile Krabby Patty! Buona giornata, signori. Mi piacerebbe molto poter rubare, volevo dire, comprare uno di questi Krabby Patty. Che strano, questo tizio ha un'aria familiare. Davvero vuoi un Krabby Patty? Non devi far altro che darmi $100. $100? Oh, nessun problema. Venite dal vostro papà. Ehi, ma qui c'è qualcosa che non torna. Perché questo biglietto è pieno di pastura? Ehi, amico, puoi dirmi da dove viene? Dal posto in cui sta andando questo Krabby Patty. Il mio attrezzatissimo laboratorio scientifico. È un vero piacere fare affari con te, Krab. Tranquillo, Mr. Krab, penserò io a fermare quel ladro di hamburger. Addio e porti i miei saluti a tu. Lo sapevo che stavi macchinando qualcosa. Figuriamoci se sei il tipo che mi porta in vacanza in crociera soltanto per farmi piacere. La nostra seconda luna di miele è rovinata. Beh, tecnicamente sarebbe la nostra prima. Prima o seconda è comunque rovinata. Mi rimane soltanto una cosa da fare: mettere al massimo il mio settaggio vacanze e passarmela un po'. Aspetta un momento, non credo che sia una buona idea. In tanti anni non mi era mai capitata una cosa simile.
figli sono finiti in mare! Grazie, mio piccolo gentile gondoliere! Questa è la più incantevole luna di miele del mondo! Benvenuto all'Hotel Stella, signore! Io sono Todd, posso registrarla? Non ne ho idea, può farlo? Oh, ma certo! Allora, Patrick Stella, camera 801. La sua camera, signore. E mi raccomando, non esiti a chiamarci per qualunque cosa di cui abbia bisogno. Posso prendere i suoi bagagli, signore? Bagagli? Ma io non ho nessun... Oh. Venga con me, la porto alla sua stanza. Può andare bene? Bacco! Ah, qualcosa non va, signor Stella? A dire il vero, se posso permettermi, insomma, non sono molto convinto del modo in cui è stata arredata. Mi spiace, è sicuro di questa disposizione? No, ecco io, può darsi che siano le pareti. Sistemiamola esattamente com'era quando sono entrato! Ecco la nostra piscina, uno dei fiori all'occhiello dell'Hotel Stella. Una piscina! Wow! Ma qui manca il trampolino! Cosa, il trampolino? Oh, certo! Stia tranquillo, signore, arriva subito! Ecco il suo trampolino! Oh, che bello! Va tutto bene? Ah, certo, ho fatto una nuotata veramente deliziosa, grazie. Mille cozze. Largo, arriva il bagnino. Signore? Sento tanto freddo. Qui ci vuole un bidì, Jedi. Bastoncino di zucchero energizzante. Sono senza forza. Oh, mi sto riprendendo. Ma ora sono molto affamato. Venga con me. Il suo tovagliolo, signore. Oh, chi è il bambino più bravo? Questa sì che si chiama raffinatezza. Un Krabby Patty in arrivo, signore. Niente mancia. Ehi, ma che razza di posto è questo? Non c'è neanche un po' di spettacolo. Oh, ecco, comincia giusto adesso, signore. Stasera potrete assistere allo SpongeBob Show. Noioso. Tutto qui? 3, 2, 1, partenza! Allora, che cosa mi dice? Che sento puzza di bruciato! Ma no, si figuri! Oh no, c'è davvero puzza di bruciato! Cosa? Oh no, il mio Krabby Patty! Patrick, cosa ci fai qui? Il resort dove stavo prima era troppo affollato. In questo posto sto molto meglio. È davvero silenzioso. Buonanotte, SpongeBob. Ehi, svegliati! Oh, salve, Mr. Krab. Che c'è? Hai avuto un altro incubo? C'è Patrick nel tuo letto?
Beh, buonanotte. Anche a lei, Mr. Krab. Dice davvero pratica il karate. Lui non solo pratica il karate, ma è il karate in persona. Quello che vedi qui è il leggendario grande maestro di karate, Fuzzy Acorns. Sto facendo l'esame per la massima cintura di karate. Non capisco, Sandy, sei già cintura nera. È vero, ma esiste un grado ancora più alto, la cintura più nera. Caspita, piacerebbe anche a me averne una. Se vuoi una cintura di karate, allora devi guadagnartela. Ok, ci sto, dimmi cosa devo fare. Hai le fette di salame sugli occhi. Che cosa pensi che stia facendo, amico? Io sono la possente quercia e tu sei soltanto un tenero alberello. Mi spiace, ma io non ho capito niente. Sono venuto per separare la farina da tutta la crosca. Va chiaro? Solitamente questa frase funziona. Quello che Fuzzy sta tentando di dire è che deve giudicare se c'è qualcuno degno di portare una cintura di karate. Come fa a giudicare se qualcuno è degno di portare una cintura oppure no? È molto semplice, ti sottoporrò a una serie di test. Se riuscirai a superarli, la cintura corrisponderà alla tua abilità di karateka. Ho superato l'esame di karate. È proprio quello che ti ho sempre detto. Non tentare mai qualcosa di nuovo, mai. Fai quello che sai fare e fallo immediatamente. Fai quello che sai fare. Sì, stavolta Squiggy ha ragione. Di non volere una boccia d'aria. Cioè, il pasto non durerà molto. Io mi sono allenato a rimanere senza aria per delle ore. Cosa ne dice di queste mosse, maestro? Ma non sono niente male per un ragazzo della cucina. SpongeBob, ci sono altre 20 ordinazioni. 20, accetta le Squiggy. Sembra che per questo ci voglia una certa agilità. Semplicissimi trucchi da ristorante. Vedi? Quello è solo un esercizio da circo. Ora è riuscito a convincerla, Fuzzy. Ho visto di meglio. Senti, SpongeBob, mi dividi il Krabby Patty in 12 fette? Hai detto 12 come vuoi tu. Così ti va bene? Oh, caspita. Beh, forse quel ragazzo tuo amico è più abile di quanto io immaginassi. Gliel'avevo detto. Non devi correre troppo, giovane scoiattola. C'è un solo modo per esserne davvero sicuri. Lo metterò alla prova io stesso. Guarda, cameriere, c'è un piatto vuoto. Ho dimenticato le patatine. Caspita, riconosco che tu sei un temibile avversario e vedo che hai sangue freddo di un valoroso guerriero. Voi piccoli Krabby Patty siete così carini. C'è qualcosa di sbagliato qui dentro. È per le cipolle, non sono più fresche. Passato all'attacco. Bene, ora è il momento che tu la smetta. Cintura, vero? O questa dimostrazione non le basta? Mi hai portato al Krusty Krab a combattere, però il fatale destino si è messo di mezzo. Come? Che belli, hanno un ottimo aspetto. Ehi, uomo spugna! Adesso non potrai più sfuggirmi! Le patatine, mi dimenticavo. Altri Krabby Patty? Sì, le frigo subito. Le patatine, signore. Ecco qui le sue patatine, signore del ketchup. Eccolo. Fuzzy. Oh, poveretto. Maestro Fuzzy, si è fatto male. Ho avuto torto nel giudicarti, SpongeBob. Sei riuscito a superare Fuzzy nel karate con la tua straordinaria abilità. E a partire da questo momento io ti nomino maestro di karate. Tieni. Una cintura per me? La ringrazio, Fuzzy. Maestro, ha un aspetto orribile. Oh, non riesco più a vedere. Sandy, tu lo sai che cosa Fuzzy? So quello che gli serve. Lui ha bisogno di questo. No, no, non è il momento di parlare. Adesso bisogna solo agire. Senti, ragazza mia, visto che sei riuscita a tenere testa a SpongeBob, oggi mi hai dato la prova di avere diritto alla suprema cintura più nera. La ringrazio, maestro Fuzzy. Sembra che oggi il destino abbia un conto in sospeso soltanto con me.
di voler fare questo esperimento? Sì, certo, non perdiamo altro tempo. Cominciamo! Tanta paura! Chissà che male mi farà quell'aggeggio! Beh, non è stato così terribile! Oh, oh! Adesso ci siamo! Sì, evviva! Allora, funziona? Beh, stiamo a vedere! Centro perfetto! Passiamo al mio vero obiettivo, cioè la formula segreta del Krabby Patty! Perché oggi mi sembra tutto così strano? Cioè, volevo dire così splendido. Ciao, è una gioia rivederti, ragazzo mio. Ciao, ma che cosa stai facendo? Ho l'impressione che volessi rubare qualcosa, non riesco a capire perché. Comunque sono particolarmente felice per questa fantastica giornata. Ok, ci vediamo, Plankton. Ciao, dolcezza, ecco, sono tornato. Hai un'espressione felice? Sei riuscito a rubare la formula segreta? La formula? Quale formula? Dovevo rubare la formula! Proprio non capisco che cosa mi stia succedendo. È per il tuo occhio nuovo. Il tuo DNA malvagio è stato corrotto dal DNA buono di SpongeBob. La parte cattiva si è mescolata con quella buona. Stai diventando dolce come un agnellino. Ma figurati, è soltanto la tua immaginazione. Davvero? Facciamo una prova, cosa ne dici? Oh! Che cosa vedi in questa macchia d'inchiostro? Somiglia a una graziosa farfalla. No, proviamo ancora. Che cosa ti ricorda questo? Oh, mi sembra un piccolo cucciolo di cane. Le cellule di quella spugna hanno modificato completamente il tuo carattere. Qualche macchia d'inchiostro non prova proprio niente. Sono malvagio come prima e te lo proverò rubando la formula segreta del Krabby Patty. E questo che cos'è? Sì, certo, è la formula dei Krabby Patty. Mr. Krab deve averla persa. Ecco il motivo per cui la tua promozione comporta una riduzione del 50% dello stipendio. Ma certo, signore, ho capito. Ehi, Krab, guarda un po' qui. Per caso hai perso qualcosa? Ah, è la formula dei Krabby Patty. Proprio così, Krab. È una cosa davvero incredibile. L'ho trovata per terra qui vicino. E te l'ho riportata. Su, prendila. Che strano. Qui c'è sotto qualcosa che non mi convince, vecchia volpe. Hai trovato la mia formula segreta. E allora perché non l'hai portata via? Perché non l'ho portata via? Perché non l'ho portata via? Beh, sarebbe stato rubato. Da quando in qua ti preoccupi se ottieni qualcosa rubandola? È tutta colpa di questo maledetto occhio nuovo. Devo subito liberarmi di lui. Io voglio tornare ad avere un occhio solo. Ce l'ho fatta! Vi dirò che non mi fido affatto di questo nuovo, simpatico, onesto e gentile Plankton. Mr. Krab, io penso che Plankton sia cambiato davvero. Ha solo bisogno di un po' di incoraggiamento e so anche come fare a darglielo. Ma davvero? La mia malvagità è andata perduta per sempre. Ehi, ma perché fa così buio qui dentro? Sorpresa! Ah, il ciambacchet è stato invaso, ma non mi arrenderò mai, mai! No, questa non è un'invasione. Siamo qui per dimostrarti quanto abbiamo apprezzato le buone azioni che hai fatto ultimamente. Così vogliamo festeggiarti con un grosso abbraccio. Niente abbracci, niente abbracci! Ah, evviva! Oh? Ehi, se n'è andato! Quell'occhio disgustosamente buono finalmente se n'è andato! Sì, sono guarito! Vi ringrazio, grazie a tutti voi! Specialmente a te, SpongeBob! Ehi, è stato un piacere! Sì, grazie al tuo aiuto io sono tornato malvagio! E per dimostrare a tutti voi la mia riconoscenza per essere stati così tanto gentili con me, voglio salutarvi con il mio potente sistema di sicurezza a raggi infrarossi! Non ci posso credere, noi stiamo per incontrare il tuo eroe!
il grande Kelpie. È fantastico trovarsi insieme a chi ha la tua passione, i fan di Kelpie. Puoi dirlo forte, è un evento eccezionale incontrarsi con tutti i veri amanti dello smooth jazz. Attenzione signora, io sono sulle spine dalle 10 di questa mattina. Chi è pronto per il concerto di Kelpie di stasera? Ha invitato lei quell'incompetente seccatore che non fa altro che urlare? Io no, assolutamente no. Bene ragazzi, ci vediamo più tardi allo show di Kelpie G. Non si dovrebbe portare in giro un tipo simile, è davvero insopportabile. Oh no, ricomincia. Ehi tu, spugna gialla, siediti e tieni chiusa quella bocca. Gente così non dovrebbero parlare. Benvenuti appassionati di smooth jazz. Battete assieme i vostri pollici e indici e date un caldo benvenuto a colui che impersona tutto lo smooth jazz, il grande Kelpie G. Musica celestiale e una melodia ancora più inebriante del canto soave di mille sirene. Mi scusi, signore, ha un po' di ketchup? No, non mi pare ketchup. Che ci fai qui, Patrick? Solo due parole, SpongeBob. No, chus. Solo due parole, Patrick. Sparisci. Che cos'è questo? Non puoi toccarlo, Patrick. Tu devi stare lontano dal mio passaporto. Tutto ok, Squiddy. Sei il più accanito fan di Kelpie che abbia conosciuto. Ti prego, prendi tu il mio pass. Il mio stomaco non è ancora pieno. Incredibile. Oh, io voglio avere indietro quei pass anche se dovessi spaccare in due, Patrick! Ehi, fermi! Dove avete intenzione di andare? Quel ciccione rosa ci ha appena preso... Sì, non mi interessa chi è, che cosa ha fatto. Liberate il corridoio e tornate subito ai vostri posti. Beh, pazienza, almeno abbiamo ancora i nostri due posti. Che cosa vuoi? Hai forse qualche problema, testa molle? Certo che ho dei problemi, quelli sono i miei posti, testa di legno. Mi sono assentato un momento e tu ti sei seduto qui e quindi ora devi andartene. Ormai questa serata è rovinata. È stato un completo disastro. E non abbiamo nemmeno potuto incontrare Kelpie G. Vieni il resto, ragazzo. E grazie per il cibo. Da questa parte, Mr. G. Un altro spettacolo dopo un brevissimo intervallo. Il suo camerino è là in fondo, signore. Ehi, un momento, fermati, aspetta un secondo. Chi ha lasciato entrare quei due? Suonano in modo orribile, ora li sbatto fuori. No, sono d'accordo, il clarinetto è veramente spaventoso. Ma invece quell'ukulele è geniale. E osserva le sue scarpe, sono esattamente uguali alle mie. Ehi, giovanotto, vorrei parlarti. Salve, Kelpie, è fantastico riuscire a... Dimmi, come vorresti essere chiamato in scena? Beh, SpongeBob SquarePants. Vieni, giovane promessa. Insieme incanteremo la folla con della musica davvero celestiale. Kelpie. Signore e signori, diamo il benvenuto su questo palcoscenico a un ospite veramente speciale. Ecco a voi il signor SpongeBob Smooth Pants. Giusto, dovrei essere io quello sul palcoscenico, non SpongeBob, sono io il genio musicale! E adesso te lo dimostrerò, Kelpie. Fermi, io sono un grande musicista! La. Ehi, SpongeBob, che cosa ne diresti di... Riposa.
che cosa ne diresti di fare un favore a un tuo vecchio amico liberando la sua dolce e angelica figlia da un grosso brufolo malvagio? E farò subito questo favore, signor vecchio amico! Lo capisci? Manca pochissimo al ballo della scuola e sembra che questo brufolo stia diventando più grande ogni minuto che passa! Fidati di me, Perla, ce ne libereremo in poco tempo. Io lo so che cosa si deve fare. Ne sei proprio sicuro? Ti dirò che una volta al mio amico Patrick era spuntato un brufolo della grandezza di un Krabby Patty proprio qui in mezzo alla fronte, ma io trovai immediatamente il modo di farlo scomparire per sempre. Come hai fatto? Usando un esperto di ipnotismo. E così hai fatto ipnotizzare Patrick? No, il brufolo gli fece credere di essere un pellicano e volò a sud per svernare. Non vedemmo più quel pellicano. Ma prima non avevi detto che era un brufolo? Perché? Cosa ho detto? Hai detto pellicano. Forse hai ipnotizzato anche me? Dimmi che ti è successo. Ne sono spuntati altri. Volevo dire, hai ragione, ce ne sono altri. Tutto quello che ho fatto è stato lavarmi con dell'acqua e sapone. Hai usato l'acqua e questo pezzo di sapone? Sì, ma perché me lo chiedi? Perché questo sapone ha un profumo insolito, ma davvero delizioso. Ecco perché. Io ho già sentito questo profumo. Oh, scusami, vuoi annusare anche tu? Lascia perdere. Beh, lo farò io. C'è qualcuno? Qualcuno? Sei lì dietro? Parla! Ah, Mr. Krab! Non restartene lì, ragazzo! Su, vieni ad aiutarmi! Adesso funziona. Sai, qualche volta capita che la macchina si blocchi. Mi dica, cos'è questo aggeggio? Non lo sai, è la mia pressa per il sapone. Per il sapone? Sì, tutto il sapone che io e Perla usiamo viene da questa macchina. Ma la cosa migliore è che in questa produzione vengono utilizzati al 100% dei purissimi Krabby Patty di scarto. Purissimi Krabby Patty di scarto? Le loro preziose essenze rimangono inalterate e dopo un breve processo di raffreddamento sul nastro trasportatore che vedi escono delle profumatissime saponette. Sono freschi e rinvigoriscono e inoltre sono completamente gratis. Oh, ecco perché il profumo mi era familiare. Ma c'è un problema, se Perla dovesse scoprirlo. Io mi lavo ogni giorno il viso con del sapone prodotto usando dei Krabby Patty di scarto. Con la pura essenza dei Krabby Patty, dolcezza mia. Vuol dire con del grasso! Beh, se vogliamo essere pignoli, io direi che... Papà! No! Devo andare, divertitevi! Non riuscirò mai a liberarmi di questi orribili brufoli! La mia giovinezza è stata rovinata per sempre! Non devi preoccuparti! Ho promesso di togliere Mr. Krab dai pasticci e ci riuscirò! Questo non ti tranquillizza? Il grande ballo della scuola di Bikini Bottom era l'ultima possibilità che mi rimaneva per poter brillare. Ehi, aspetta un momento, ripeti quello che hai detto. Va bene, il grande ballo della scuola di Bikini Bottom era l'ultima possibilità che mi rimaneva per poter brillare. Ok, è chiaro, basta così. Credo che mi stia venendo un'ottima idea. Beh, allora hai finito? Tutto a posto. Adesso chiudi gli occhi. Tra pochissimi secondi brillerai. Uno, due, tre. Ta-da! Cosa ne pensi? Beh, io non saprei, SpongeBob. Che cosa diranno tutte le mie amiche? Non ci vorrà molto tempo per scoprirlo. Io sono preoccupata. Fidati. Siamo venute a prenderti per... Wow! Che meraviglia! Hai avuto un'idea fantastica! E quindi vi piace davvero? No, in effetti non è fantastica. È brillante, lucente e fantastica! Ora posso andare al grande ballo della scuola di Bikini Bottom! Ho bisogno che tu ti prenda cura di Gary. Hai deciso di andartene di casa? Cosa? Non preoccuparti, so io che cosa ti occorre. Ti servono un bastone e un fagotto. No, Patrick, non hai capito. Sto andando a trovare mia nonna per il suo compleanno. E così vorrei che tu, che sei il mio migliore amico, ti occupassi di Gary durante la mia assenza. Sì, lo farò, sarà al sicuro con me.
Spero che tu abbia tenuto un po' di posto per il mio dessert, SpongeBob. Oh, io adoro il dessert, nonna, ma non avresti dovuto. Oggi è il tuo compleanno, dovrei servirti io. So bene quanto ti piacciono i dolci, ragazzo mio. E ricordo anche quanto sei affezionato alla tua lumaca. Così ho preparato apposta per te questo dolce di gelatina. E Gary? Come starà Gary? Sarà al sicuro con me. Nonna, posso usare il telefono? Certo che puoi. Ti ringrazio. Pronto? Patrick, dimmi, come sta Gary? Chi? Oh, ma certo, Gary. Oh sì, lui è in piena forma. Meno male, sembra che sia tutto sotto controllo. Mi raccomando, il bagnetto a Gary. Ah, ora sono più tranquillo. Oh, SpongeBob aveva ragione. Hai proprio bisogno di un bel bagno. Oh, quasi mi dimenticavo. Ecco il cibo per le lumache. Dovrei trovare il modo di non fare uscire l'acqua dal secchio. Cosa fai, Gary? No, non devi mangiarlo. Devi solo entrarci. Su, forza, Gary! Non fare il difficile, vieni da me! Gary, torna qui! Scendi di lì! Come scivolo! Ok, d'accordo, Gary. Se proprio non vuoi venire a fare il bagno, allora sarà il bagno che verrà da te. Prendi questo! Bravissimo, ragazzo! E adesso ti insapono! Non è stato poi così male, non pensi anche tu? È arrivato il momento di asciugarsi. Oh, sfortunatamente qui in giro non ci sono degli asciugamani, quindi dobbiamo usare un altro sistema. Ecco fatto. Adesso starai meglio dopo il bagno. Ok, vediamo. Gary ha mangiato, ha fatto il bagnetto. È arrivato il momento di guardare la TV. Va tutto bene? Scusi, chi parla? Sono SpongeBob, sta bene, Gary? Ma certo, sta... Patrick, si può sapere che state facendo? Cosa sta succedendo a casa? Hanno bisogno di aiuto! Nonna! Nonna! Aspetta un momento, caro. Lasciami finire con queste candeline che mi rimangono ancora da spegnere. È difficile! Ah, adesso ce l'ho fatta! Caspita, che fatica! Ora sono davvero stanchissima! Oh. Allora è meglio che tu vada a letto, Nate! Che ragazzo premuroso! Gary, sto arrivando! Sta leggendo a Patrick una storia della buonanotte. Racconti di lumache, bellissima. Come racconti di lumache? Io pensavo che si chiamasse Miau Miau Miau. Mr. Crab vuole che oggi venga a lavorare. Oh, sei solo tu, Sammy. Ti sento. No, non sono ammalato. A te serve un bravo casa sitter per tutta la giornata. Proprio così, SpongeBob, ho avuto un impegno improvviso e... Entra molto volentieri. Grazie mille. La cupola con l'albero è tecnologica e ci sono diverse cose a cui bisogna fare attenzione. Oh, SpongeBob, mi stai seguendo? Uh-huh. Eccoti una lista delle cose che devi fare e non fare. Bene, sembra facile da ricordare. È solamente uno scarabocchio nero. È solo per risparmiare carta. Per leggerlo ci vuole una lente. Caspita,
ora devi stare molto attento. Ti devo spiegare alcune delle tue responsabilità più importanti. Questa struttura è la serra dove tengo le piante marine. Il suo funzionamento è totalmente automatico. Tutto quello che devi fare, wow, è controllare con questo termometro che la temperatura sia normale. Normale. Capito. E questo è il magazzino dove tengo inattivi tutti i miei robot. Sì, ho capito perfettamente. Questo compito è il più facile. Tutto quello che devi fare è contarli per essere sicuro che non ne manchi qualcuno. Molto bene, mi sembra che tu stia seguendo attentamente. Voglio essere preciso come lo sei tu. Oh, ti ringrazio, sei veramente gentile. Qual è il prossimo compito? E per finire una cosa importante. Questa è la mia collezione di oggetti molto rari che deve essere spolverata due volte al giorno. Sei sicuro che riuscirai a fare tutto quello che ti ho detto? Puoi fidarti di me, Sandy, non devi preoccuparti, perché ora la tua casa e i tuoi tesori sono in ottime mani. Ne sei proprio sicuro? Lo sono. Tu ne sei veramente sicuro? Sì, veramente sicuro. Allora vado. Va bene, Patrick. Dimmi che cosa non devi assolutamente fare. Non devo toccare alcun oggetto. Cos'altro? Non devo fare proprio niente. E ancora? Non devo nemmeno guardare. E tutto questo fino a quando? Fino a quando? Fino a quando tu avrai finito di fare il casa sitter. Bravo, Patrick, proprio così. L'argomento è chiuso. Adesso vediamo dove... Dimmi, Patrick. Potrei... Patrick, quante volte devi ripetere? Ho un sospetto. Non sono adatto a fare questo lavoro. Sono vero fallito. Ehi, SpongeBob, non è così tragico come potrebbe sembrarti. Sei sicuro? Che cosa te lo fa pensare? Guarda, c'è qualcosa che non si è rotto. Eccolo qui. Sandy, com'è andata la convention degli inventori? Ci hai portato qualche souvenir della riunione? Beh, è buffo che siate voi a chiedermelo. Perché è buffo? Ecco, ho portato a casa una cosa veramente eccezionale. Ora lo vedrete voi stessi, la regolo alla massima potenza. Addio, mio caro amico. Io penso che questo sia il nostro saluto definitivo. Non avrei mai creduto di finire in questo modo. Vuoi dire per mano di uno scoiattolo? No, con una boccia di vetro sulla testa. Il mio esperimento ha avuto successo. Di quale esperimento stai parlando? Ora vi spiego, ragazzi. Vi ho lasciato appositamente distruggere tutto per poter sperimentare questa nuova pistola a raggi recupera macerie su delle macerie di prima qualità. Certo, avrei potuto fare la stessa cosa da sola, però nessuno riesce a distruggere meglio di voi due. Non sei un fallito, SpongeBob. Anzi, sei un autentico scienziato. 12 11 10 9 8 No! Aspetta, 7, senti! Non puoi 6, partire senza la tua forza! 5 4 3 2 1 SpongeBob, si può sapere che cosa ci fai a bordo del mio razzo spaziale? Ho comprato torta, poi ho fatto scritta, venuto qui, poi ho sentito conto alla rovescia, allora... Prepararsi al lancio! Lascia perdere! Non posso più fermarlo! Mettiti il casco e allacciati le cinture! Vorrà dire che verrai sulla luna anche tu! Davvero? Wow!
Ok, abbiamo installato il nostro campo base. Ora è il momento di fare un po' di crater board. Che cos'è il crater board? È semplice, ti metti addosso questi e poi ti butti giù a capofitto. Yaha! Questa figura si chiama la trottola del deserto. Yaha! È uno sballo fare sport in assenza di gravità? Su, coraggio! Ora tocca a te. Oh, non credo proprio che sia il caso. Senti, ho anche un po' di paura. Oh, andiamo, SpongeBob, è facilissimo. Come stendere un toro? Beh, io non ho mai steso un toro, ma questo proverò a farlo. Andiamo, pronti alla partenza? Senti, c'è qualcosa che non va. Pare che sia troppo leggero per la gravità lunare. Ehi, SpongeBob! Stai andando fortissimo! Ehi, molto interessante! Mi piace soprattutto quando fai un... Ho un'idea geniale, Sandy! Così mi piace! E adesso senza guardare e anche su un piede solo! Lingua fuori, gira volta! Andrò a sfracellarmi contro il razzo spaziale. Fantastica evoluzione! È stato veramente brillante il finale contro la parete del razzo, ma ha anche provocato una fuoriuscita di carburante! Ops! Forza, SpongeBob! Tra poco non avremo abbastanza carburante per tornare a casa! Oh, ferma! Ho scordato di fare una cosa importante! Ecco! Dici che ce la faremo a tornare a casa? Dimmi che ce la faremo! Finché c'è ancora carburante non c'è motivo di preoccuparsi. Ora che il motore è spento non riesco a controllare il razzo! Stiamo scendendo troppo rapidamente! Ed è male! Vedi tu? Tra poco ci trasformeremo in una gigantesca palla di fuoco! Beh, in questo caso credo che... Gigantesca palla di fuoco! Senti, dove stai andando? Vado a domare questo toro meccanico imbizzarrito! Stiamo per trasformarci in una gigantesca palla di fuoco! Forse no, credo di riuscire a controllarlo! Tu tieniti forte, balleremo un po' quando entreremo nell'atmosfera terrestre! Sono tutto rotto per Nettuno! Ehi, Sandy! Sandy, rispondimi! Oh, scusami, Sandy! So che non potrai mai perdonarmi! Ho rovinato la tua vacanza sulla Luna! Rovinato? Ma che cosa stai dicendo? Tu non hai rovinato proprio niente! È stato il viaggio più bello che abbia fatto negli ultimi anni! Ora lascia che ripari il mio razzo e poi ti porterò a fare una bella escursione su Marte! Ma prima devi comprare un'altra torta di buon viaggio! Mi voleva vedere? Proprio così, per favore siediti. Signori, ho una notizia da darvi. Domani stesso chiuderò il Krusty Krab. Alleluia! No! Calma, SpongeBob. Sarà soltanto per qualche giorno, non fare così. Non devi preoccuparti. Ho preso questa decisione perché così potrò portare finalmente Perle in vacanza, come l'ho promesso molto tempo fa. Mi farebbe piacere se venissi anche tu con noi. Cosa ne dici? Vieni anche tu con noi. Cosa ne dici? Pagherai la benzina. Allora, forza, dammi una risposta.
SpongeBob, parla. Sì, molto volentieri. Benissimo! Ora per favore chiudete gli occhi e vi assicuro che resterete di stucco. Oh, ti prego, fa che sia il museo del teenager. Voglio il museo del teenager. Voglio un bagno, voglio un bagno. Ok, ci siamo. Potete riaprire i vostri occhi adesso. Evviva il museo del teenager! E in quel tipo lo ha distrutto! Oh, non fare così, tesoro mio! Non eravamo qui per vedere quel museo! E quello è il motivo per cui siamo qui! La zecca di Bikini Bottom, qui fanno tutti i nostri soldi! Ah, c'è da rimanere incantati! Avevi mai visto un posto più affascinante di questo? Beh, sappi una cosa, papà! Non c'è la minima possibilità che io metta piede lì dentro! Preferisco andare a rovistare tra le macerie del museo del teenager! SpongeBob, siamo rimasti solo io e te! E anche la zecca, naturalmente! Se volgete lo sguardo alla vostra sinistra, vedrete in azione alcune presse che sono in grado di ottenere luccicanti imponenti da sottili lastre d'argento. Le presse lavorano incessantemente e arrivano a produrre fino a 1 milione di monete al giorno, una più, una meno. Le presse arrivano a produrre fino a 1 milione di luccicanti in monete d'argento. Le monete sono... Wow, meno male, l'avevo previsto. Grazie mille. Di niente, signore. Oh, se ne stanno andando senza di noi. Se avrete la bontà di seguirmi in quest'altra sezione. Dobbiamo affrettarci o perderemo qualcosa di interessante. Ok, se vi manca la moneta, chiedete pure a me. Sta bene, Mr. Crab? Ma che cosa sta facendo? Ciao, piccola, io sono Mr. Crab. E tu come ti chiami? Tu ci credi all'amore a prima vista? Ci è mancato poco. Purtroppo, mi stava per dare il suo numero di telefono. Ora, la misura è colma. Ne ho abbastanza del vostro inqualificabile comportamento. Guardie, voglio che accompagnate questi due doiosissimi visitatori all'uscita. Che aspettate? Ho detto, oh, erbacco. Quei due rapinatori non fanno parte del nostro tour. Prendete pure tutto quello che volete. È meglio legarli. Ok, capo, ci penso io. Fermala! Non vi permetterò di mettere in atto i vostri loschi piani! Sembra che non funzioni. È stato facile. Torniamo pure alla centrale. Hai fatto un ottimo lavoro. È merito suo. Mi sono sbagliato sul vostro conto. Voi siete due bravi cittadini coraggiosi e per questo motivo la zecca di Bikini Bottom ha deciso di stampare due speciali banconote in vostro onore. Come ricompensa per il vostro gesto valoroso, vi preghiamo di accettare questi due biglietti con la vostra effigie. Che bello. Questa è mia, grazie. Ti ricordo che mi devi ancora i soldi della benzina. No, papà, è mia. Ho diritto a un risarcimento per la terribile vacanza che mi hai fatto passare. Ecco i soldi che mancavano per quel paio di scarpe. Il credito sulla carta di papà era finito. Yeah! Scarpe nuove! Oh, no. Waterman, supervista, ci raccontate com'è iniziata la vostra storia? Immagino che vogliate sapere tutto dall'inizio. Bene, vedete, all'inizio c'era soltanto una totale oscurità. Ma poi, all'improvviso, il fenomeno che viene chiamato Big Splash ha formato tutti gli oceani e qui... Non l'inizio dei tempi, cervello di sirena! Loro vogliono sapere come siamo diventati una coppia invincibile che combatte e sconfigge il crimine. Allora, io ero un ragazzo giovane, sportivo e muscoloso e mi stavo abbronzando sulla spiaggia quando improvvisamente mi venne un gran sonno.
Mentre stavo dormendo, un'onda mi raggiunse e mi trascinò nell'oceano. Aiutatemi! Aiuto! In quel momento aiuto! Mi resi conto che stavo per essere inghiottito da un gigantesco vortice. Così rimasi senza ossigeno. Era la fine. Stavo per annegare, ma fortunatamente fui salvato da due sirene. Mi portarono sul fondo dell'oceano e lì mi diedero una stella marina magica che mi permetteva di respirare anche sott'acqua. Ragazzo, non dimenticarti di togliere quei crostacei anche sott'acqua. Sì, certo, signore. Un ragazzo in pericolo. Devo intervenire immediatamente o annegherà. Non preoccuparti, giovanotto. Adesso penserò io a salvarti. Quindi usai i miei nuovi poteri per inserire una parte di quei crostacei nel corpo del ragazzo. Questi presero il posto dei suoi polmoni, così anche lui fu in grado di respirare sott'acqua. Fu in quel preciso momento che decidemmo di diventare una squadra. Oh, e così siete diventati inseparabili. No, no, no. Il motivo per cui mi sono messo con questo buffone è che per colpa sua sono stato obbligato a respirare sott'acqua per tutto il resto della mia vita. Oh, davvero? Per perdere altro tempo, trasmettiamo l'episodio sulle origini dei supereroi Waterman e Supervista. Ah, finalmente! La storia di Waterman e Supervista ebbe inizio così. Forza, sbrigati! Il film sta per cominciare. È mai possibile che non siano ancora pronti i popcorn? Sono nel forno a microonde. In quel preciso momento, nell'appartamento di sopra, uno scienziato folle che stava compiendo dei test su delle formiche radioattive inciampò in un contenitore dei suoi esemplari contaminati. Una formica si infilò in una crepa del pavimento senza essere notata e morse il nostro futuro supereroe, che gridò per il dolore e cadde all'indietro. Che cosa succede? I due futuri supereroi ruppero il muro e precipitarono. E attraverso il tetto di una fabbrica di prodotti chimici finirono direttamente dentro una vasca di acido che venne rovesciata da un'astronave aliena. Cavalcarono un'onda di acido durante un'eclissi solare in un anno bisestile che li trasportò pericolosamente in un poligono di lancio di bombe. Una spaventosa esplosione avvolse i nostri futuri eroi con dei gas velenosissimi. Quindi la fatalità volle che un gruppo di nuvole magiche apparse all'improvviso li colpisse con delle scariche lampeggianti, lasciando cadere della fanghiglia radioattiva che attraverso la forza centrifuga e una turbolenza elettromagnetica causò un potente terremoto in una giungla distante 3.000 km. Improvvisamente affiorò un cristallo magico alato che volò fino all'esatto luogo dove si trovavano i due amici e che, mosso da una corrente di raggi super gamma, li trasportò verso i cieli aperti. Ma per una fatale distrazione, il cristallo colpì un cartellone pubblicitario, rimandando i due nel loro appartamento, sani e salvi, dove... Ah, finalmente il popcorn è pronto! Si sedettero davanti alla TV mangiando dei popcorn un po' bruciacchiati. Non ti pare che siano stati cotti un po' troppo? Un'improvvisa reazione ai popcorn causò una terribile scossa di super energia, trasformando il primo in un supereroe incredibilmente forte con una stella marina sul viso e il secondo in un supereroe un po' meno forte ma con una vista estremamente potente. Sento l'inspiegabile ma inarrestabile necessità di respirare acqua invece di aria. Succede lo stesso anche a me. Ed ecco come i due amici si trasformarono nei supereroi che noi tutti conosciamo come... Waterman e Supervista, i difensori delle profondità. Ah, mi sembra quasi che sia successo solo ieri. Non pare anche a te, Waterman? No, no, per niente. Oh, sei il solito guastafeste, Waterman. Che cosa ne pensate, ragazzi? Ragazzi? Ok, Patrick, i popcorn bruciacchiati saranno pronti tra 12 minuti. La tua idea è davvero super fantastica. Ora anche noi saremo dei supereroi. No, fermi! Non potete farlo. Non siete adatti ad essere dei supereroi. Ma mi sento... Ehi, aiuto, fantasmi! C'è una casa piena di fantasmi! Aiuto, 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 aiuto! Ehi, quelli sono due pazzi pericolosi! Aiuto! Cosa sta succedendo qui? Ah!
Tornate indietro! SpongeBob, spero che tu abbia una spiegazione per quello che hai fatto. Mr. Crab, è terribile! Abbiamo avuto un incontro ravvicinato con dei fantasmi. Avete avuto cosa? Tutto un tratto in cielo è apparsa una casa galleggiante stregata. Beh, piano di fantasmi, ma non di fantasmi finti, di fantasmi veri! Il capitano ci ha dato un doblone d'oro perché gli comprassimo una nuova guarnizione e ci ha preso le anime e l'ha messa in una bottiglia e ha detto che ci trasformerà in fantasmi se non torniamo. Ci aiuti lei, Mr. Crab? Senza anima mi sento terribilmente vuoto. Ehi, un momento. Hai detto un doblone d'oro? Fammelo un po' vedere. Si direbbe che sia autentico. Anche il profumo è ottimo. Prendi il primo, Squiddy! Ehi, Patrick, a te! Cosa? Molto bene, è fatta! Non c'è nemmeno voluto molto. Stavo per scordarne uno. Ma che cosa succede sempre incollato? Chi osa introdursi nella mia magione e toccare il mio? È tutto a posto, siamo noi, signor capitano, signore. Le abbiamo portato il pezzo di ricambio che le serviva. Adesso, se non è troppo disturbo, potrebbe ridarci indietro le nostre anime. Forse se non le dispiace. Certo, un accordo è un accordo. E io sono un fantasma di parola. Questa è la tua, amico quadrato. Ora va molto meglio. La tua, amico rosa. Ancora? Oh, la mia anima. Har, har, har. Ingenui, quelle non erano le vostre anime. Erano solamente un paio di vecchie bottiglie di aranciata amara che sono rimaste al sole per troppo tempo. Adesso capisco perché la mia non è più gassata. Dove sono le nostre vere anime? Non le ho mai prese. Tutti sanno che non è possibile appropriarsi delle anime altrui. Bene, ora che questa faccenda è sistemata, rimane solo la questione da... Giù le mani dal mio oro, vi distruggo! Non ti azzardare! Questi dobloni sono miei e rimarranno qui! Ehi, come sarebbe? Quell'oro mi spetta di diritto! L'ho rubato regolarmente! Restituiscimelo subito! No, quelli sono i miei dobloni. Ehi, che strano. Qui c'è scritto che la cassa è dell'olandese volante. L'olandese volante? Non hai paura che torni a prendersela? Impossibile, gliela rubai centinaia d'anni or sono, quando facevo ancora parte della sua ciurma. Da allora lui continua a cercarmi inutilmente, non mi troverà mai. Vieni fuori! Ti ho trovato, preparati a subire il peggior arrembaggio che tu abbia mai sapito! E l'olandese volante, ma come avrà fatto a rintracciarmi? C'è soltanto una spiegazione! Abbiamo una spia a bordo! Che c'è? Ho fatto solo il mio dovere di cittadino! Che razza di insopportabile guastafeste! Sei più stupido di quanto pensassi! Benvenuto nel mio mondo! Truncolo da strapazzo, ora dovrai vedertela con me. Amico mio, come va? È un vero piacere rivederti, dico davvero. Creditore, tu non ti sei fatto scrupoli a portarmi via la mia ciurma e anche la mia cassa di dobloni d'oro. Ma che dici? Siamo solo andati a mangiarci una pizza. Ah sì? Ma sono passati 300 anni da allora. Beh, il fatto è che ci siamo persi. Ma da quel momento ti abbiamo cercato in continuazione. Volevamo restituirti il tuo tesoro. I miei dobloni. Accettale mie scuse, forse ti ho giudicato male. Mi spiace di averti insultato in quel modo. Non crederai di poterti prendere gioco di me, brutta furfante. Ora io... Prego, signori, venite ad assaggiare la nostra specialità gratis. Scusa, non ho capito bene che cosa ha detto. Ho appena detto che l'assaggio è gratis. Ottimo, allora ho capito bene. In questo caso... Meno male che abbiamo deciso di uscire a fare una passeggiata. Fatevi avanti, signori, ce n'è per tutti. Ma mi raccomando, fate la coda ordinatamente. Con questa mia idea riuscirò a far fallire Mr. Crab per sempre. Ma che cos'è? Che cosa ti importa che cos'è?
cos'è, l'importante è che sia gratis. Beh, se è gratis, allora sarà particolarmente buono. Ce n'è per tutti. Che cosa? Avevo idea che fosse già andato tutto a male. È meglio svignarsela prima che pensino di dare la colpa a me. Ragazzi, guardate, sta scappando. Non possiamo lasciarlo andare via. Forza, inseguiamo. No. Forza, via di fuori. Sappiamo che sei lì dentro. Questo non è giusto. Se Crab avesse fatto gli assaggi gratis, non lo avrebbero trattato così. Lui non si sarebbe comportato come te. Non avrebbe avvelenato i clienti compromettendo la fama del proprio ristorante. Sì, forse hai ragione, è stato un errore. Crabby Patty gratis! Fatevi avanti, signori! Non ci sarà mai più un'altra occasione come questa! Crabby Patty gratis! Coraggio, forza, muoviamoci! Ragazzi, cosa sta succedendo? Come, non hai sentito? Stanno distribuendo Crabby Patty gratis! Missione compiuta. Crabby Patty gratis, signori! Magari! Sì, ma al lavoro! Voglio andare! Quanto mi piace farcire e grigliare! Ah, non si vede! Sono tutti quanti impazienti di mangiare. State tranquilli, signori, sto arrivando. Vi preparerò tutto ciò che volete, men che non si... È colpa tua. Lo so benissimo che sei stato tu a preparare tutto quel cibo avariato che mi ha fatto cadere gli occhi. Dov'è Mr. Krab? Sono qui, ragazzo. Che sta succedendo là fuori? Si direbbe che ce l'abbiano tutti con me. Non riesco proprio a capire come mai. I vostri Crabby Patty sono terribili. Oh! I Crabby Patty! Terribili! Sono parole che non stanno bene insieme. Non so che cosa sia accaduto, ma dobbiamo risolvere questa situazione. Hai ragione, SpongeBob. Dobbiamo fare tutto il possibile per far calmare i nostri clienti. Ci sono! Triplicheremo i prezzi! Veramente per far calmare i clienti i prezzi li dovremmo abbassare. Hai ragione. Sta parlando seriamente? Non lo so, ma sono affamato e devo assolutamente mangiare qualcosa. No, non farlo, fermati! Lascialo andare, ormai è troppo tardi. Assaggi gratis per tutti, signori. Ehi, amico, io ne voglio uno. Tanto non ho niente da perdere. Non ci posso credere, ragazzi. Questo è il miglior panino che abbia mai mangiato. Questo sì che è un Krabby Patty. Ha funzionato. Oh no, un momento, che sta succedendo? Voi odiate i Krabby Patty, non ricordate? Wow. Questo sì che si chiama panino. Salti, 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 salti. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo salvato il suo locale. In fondo è bastato vendere i soliti Krabby Patty dicendo che erano qualcosa di nuovo. Ne parliamo dopo, sto facendo l'angelo nei soldi. L'angelo nei soldi, posso farlo anch'io? Ma certo, SpongeBob. Vieni qui. Deliziosa piccola medusa che tu abbia mai visto. E inoltre questa non punge. Oh, caspita, vuol dire che si tratta di una nuova razza sconosciuta. Penso che la terrà come mascotte. Wow! Fai bene, anch'io ho catturato parecchie meduse di questa nuova razza particolare. E credo che sarebbe bello regalarne una a tutti i nostri amici. Bravo, Patrick, è un'idea fantastica.
abbiamo regalata una a tutti eccetto a Squiddy, ma probabilmente non la vorrà. Gliene daremo una e lui sarà contento. Togni d'oro, spugna gialla squadrata. Altrettanto te, vecchio mio. Vedi di dormire bene con la tua medusa. Oh, grazie, dormi bene anche tu. Notte, Squiddy. Tu non immagini nemmeno quello che ti succederà. Patrick, che cosa stai facendo? Preparare i Krabby Patty è il mio lavoro. Il nostro compito è sostituire te e tutti quelli della tua razza. Ho visto anch'io quel film ieri sera. Ops, se tu devi lavorare qui ti serve il berretto del Krusty Krab. Berretto? Ehi, è un trucco fantastico. Vado a prendere altra maionese sul retro. No, non voglio la maionese! Sei riuscita a riposarti, SpongeBob? Ah, ah, dormito bene. Certo, noi siamo riposati e clonati. Questa è proprio buona, Sandy. Sono degli impostori! Presto, SpongeBob, la maionese! Funziona, SpongeBob, continua! Non sopporto la maionese! Ops, dimenticavo! Ehi, ragazzi, perché tremate? Non ti muovere di lì, ammasso di gelatina! Per te è finita, conosciamo il tuo punto debole! Datti da fare, SpongeBob! Sandy, fa freddo qui dentro, la maionese si sta congelando. Svita il tappo, gettagliela contro. Agli ordini. Solidificata non fa effetto. Ora regolo il termostato. Evviva! Grazie per averci salvato, SpongeBob. Ma che facciamo con tutta questa gelatina verde? Miam miam, queste meduse aliene hanno un buon sapore particolare. Krabby Patty speciali, assaggiateli. Krabby Patty al sapore di meduse aliene. Costano solo 4 bigliettoni in più. Vorrei avere un patty alle meduse aliene senza maionese. Ottenuto grazie a un siero della crescita sperimentale che ho elaborato. Pensi a quanta gente può sfamare. O potrebbe rifornire un ristorante per un'intera settimana con un risparmio di vediamo, calcolando i costi. Quando avrò finito i test, il siero della crescita potrà essere usato per fare del bene. Devo solo stare attenta che non cada nelle mani sbagliate. Guai se qualcuno lo usasse per diventare ricco. Diventare ricco, diceva Mr. Krab. Posso usare il telefono? Sta suonando. Eccomi, voleva vedermi, Mr. Krab. Sì, hai anche portato un Krabby Patty con te, come io volevo chiederti. Naturalmente. Perfetto, molto bene, Sandy, facciamo un nuovo test sul siero della crescita. Non saprei, Mr. Krab, potrebbe avere effetti inaspettati. Ma hai detto tu che dovevi fare degli altri test? Provalo sul Krabby Patty. Beh, ok, facciamo una prova, ma soltanto una goccia. Così mi piace. Ehi, ha un odore piuttosto forte. Oh no, non è il siero. Ho lasciato sul
sul fuoco un nuovo composto chimico organico. Devo andare a spegnere il gas. Scusatemi, ci metterò un minuto. Hai tutto il tempo che vuoi. Ecco fatto. Ma Sandy aveva detto... Grazie di tutto, Sandy, a presto. Quel Krabby Patty non è cresciuto di un millimetro. Oh, che delusione. Tutto ciò che abbiamo fatto è stato rovinare uno splendido hamburger. Mr. Krab, su presto, portiamolo al Krusty Krab. Ma sta diventando pesante. Oh, forza, mettilo in questo sacchetto. E come pensa che ci possa entrare? Non saprei, spingendo un po'. Quanto grande potrà diventare, secondo lei? Molto, speriamo. Ci potremo fare centinaia di Krabby Patty. Dattile fare, SpongeBob, abbiamo un sacco di clienti. SpongeBob, vuoi metterti a cucinare o hai deciso di prenderti una vacanza? Scusa, Squiddy, comincia subito. Ecco qua, amico. Così va bene, non fermarti. Puoi scommetterci. Per mille cozze! Ho scordato di girarne uno. Ecco fatto. Va bene, ma per favore, quando mi passi il vassoio potresti stare attento. Perché ti sei messo a balbettare lì? Cos'è successo alla tua cupola? Quel seme di soia era diventato aggressivo, così l'ho affettato e ne ho fatto un'insalata gigante. Ora ci vorrebbero dei crostini giganti. Credo che mi stia venendo la nausea. Che cosa c'è, Patrick? Hai il mal d'aria? Oh no, è il pensiero di un'insalata così grande che potrei non riuscire a finirla. E adesso che ho domato il super seme di soia, posso domare il super Krabby Patty. Come? Mi ha dato l'idea il cubo di Sandy. La chiave per sconfiggere il Krabby Patty sei tu, SpongeBob. Tutto quello che devo fare è avvicinarmi in modo che tu possa avere un contatto diretto con lui. Un contatto diretto? Me ne sei sicura? Naturalmente, il cubo non ha mai sbagliato. Ci siamo, è proprio davanti a noi. Ora tocca a te, SpongeBob. Sono in posizione. E va bene, Krabby Patty. Dovremmo vedercela noi due, a quanto pare. A proposito, che devo fare esattamente? Stabilisci un contatto diretto con lui. Contatto diretto? Tipo così? Pare che funzioni. Ora cerca di resistere. Sono certa che ce la puoi fare. Il mio corpo si riempie di Krabby Patty. Che strana sensazione. Terribile, non ho mai sopportato uno sforzo del genere prima d'ora. Spero solamente che finisca presto, non so per quanto tempo riuscirò a resistere. Ok, ora che faccio? Avanti, non perdete questa grande occasione, assicuratevi una quota del Krabby Patty gigante. SpongeBob, 2, cottura media. Arrivano subito. Su, coraggio, signori, l'offerta è valida per un periodo di tempo limitato. Fermate immediatamente quel ladro. Non preoccuparti, Krab, ti sto solo aiutando a eliminare gli scarti. Ai ladro! È stato un colpo fin troppo facile. Plankton, vecchio mio, sei quasi arrivato a casa. Fermati, ladro. Ma che cosa vuole la polizia? Ho preso solo un sacchetto di scarti. Yeah. Ci mancava l'allergia ai pollini. Ah, nello spazio dovrei essere salvo. Fermati, ladro! Dovete ancora raggiungermi! Aprite la porta, aprite!
presto! Vuoi farla finita? Probabilmente tu non hai niente da fare domani mattina. Ma come? Tenete le mani dove io possa vederle! Ok, ora alzatevi e venite verso di me! Sì, così va bene, ma fatelo molto lentamente. Dovete aiutarmi! Da quando sono uscito dal Krusty Krab tutti ce l'hanno con me ed è una cosa che non riesco a capire. Normalmente quando rubo qualcosa al Krusty Krab, Krab mi dà la caccia, non un'orda di poliziotti. Se voi sapete che cosa sta succedendo, parlate o dovrete vedervela con il mio cucchiaio, chiaro? Ok, te lo spiego io. L'avanzo di Krabby Patty che hai rubato e che sembra solo spazzatura è un'opera d'arte e vale un'immensa fortuna. Sei sicuro? Ora capisci perché Mr. Krab la rivuole indietro. È una cosa davvero interessante. Penso di avere guadagnato più di quello che potessi aspettarmi. Plankton, hai rubato un'opera d'arte senza prezzo. C'è una sola cosa che tu possa fare. Vuoi dire che mi conviene tenermila fino a quando avrà un prezzo? No, devi andare subito a costituirti. Andare a costituirmi? Cosa? Se io ci vado di mezzo, lo stesso sarà per voi. State dando rifugio ad un ladro d'arte. E chi sarebbe? Io, razza di babbeo. Che cosa? E non è tutto. Tu sei complice del criminale, ma certo. Davvero? E non solo tu, anche il tuo amico Gary è mio complice. Ora basta, stai esagerando. Voi avete esagerato, siete complici del criminale. Non vorrei davvero accusarci di questo. È proprio quello che sto facendo. Che cosa ti ho detto un attimo fa? Sto tentando di addormentarmi. Patrick, mi dici cosa stai mangiando? Quegli stuzzichini che hai lasciato sul tavolo. Niente male. Adesso Patrick sta nascondendo la refurtiva nella sua pancia. Ora anche lui è mio complice. Eccoli, sono qui, agenti. È tutta la notte che fanno un gran chiasso disturbando il mio sonno ristoratore. Bene, bene, bene. È proprio il ladro che ha rubato l'opera d'arte. Lascia quel cucchiaio. Siete tutti in arresto fino a quando non chiariremo le cose. Che significa tutti? Non potete arrestarmi. Sono loro che disturbano. Io voglio solo dormire. La ringrazio per aver chiarito la situazione, Mr. Krab. Naturalmente, agente. Non potevo lasciare il mio cuoco in prigione. Avrebbe rovinato i miei affari. Specialmente adesso che del fiasco non mi è rimasto più niente. Mr. Krab, penso di aver trovato la soluzione. Oh, grazie mille. E buon divertimento. Bravo, stavolta hai salvato la situazione. È stato un vero piacere. E penso proprio che piaccia anche a Patrick. I raggi mi fanno il solletico. Lui sì che è un grande artista. Non dipingerò mai più in tutta la mia vita. Posso fare una telefonata? Tu adori la musica, vero Squiggy? Allora questo sarà certamente un tuo ricordo felice. Caspita, mi sembra abbastanza piacevole. Mi pare di sentire dentro al mio animo un accenno di vera felicità. Vedi, si sta formando un tuo ricordo felice. Ops, questa è una nota stonata. E questo non sarà il mio ricordo felice. Perché siamo venuti alla mostra d'arte? È il posto dove troverai un ricordo felice. A te piace l'arte? Fantastico, così posso ammirare tutte le opere di coloro che hanno avuto successo. Laddove io ho fallito, le mie opere non verranno mai mostrate. Oh! Che cosa? Ma questa è una mia scultura. Com'è arrivata fin qui? È arrivato il momento giusto. Amanti dell'arte, ecco a voi Squiddy Tentacolo, il creatore di questa statua. Accipicchia, in questo museo c'è un tuo capolavoro, Squiddy. Che bello, non riesco a credere che sia vero. Finalmente è arrivata la volta buona. Hai trovato un tuo ricordo felice. È vero. E adesso il grande artista Fiasco dirà qualche parola di commento su quest'opera moderna. Caspita, Fiasco in persona è venuto fin qui per parlare della mia arte. Squiddy sta andando verso la grande luce del mio lanciafiamme. Ed ecco la fine della mia grande opera. Bruciata da Fiasco. Neanche qui.
questo sarà un ricordo felice. C'è del fumo fastidioso qui dentro, hai bisogno di aria fresca. Guarda che splendida vista. Di che vista parli? Che sciocco, dimenticavo che sei bendato. Non è meraviglioso? Sarebbe meraviglioso, ma purtroppo io soffro di vertigini. Oh, mi spiace, Squiggy, scenderemo subito. Che cosa? No! Troppo tardi. Qui c'è una vista bellissima. Ma guarda cosa mi doveva capitare! 20 anni di allenamento e 2 principianti su di un pallone arrivano primi sulla cima! Tenete, piantatela voi! Ah, che ingiustizia! Con tutta la fatica che ho fatto! Visto? Noi due siamo stati i primi a raggiungere la cima del Monte Bikini! E di certo per te questo sarà un ricordo felice! Prendo possesso di questa montagna in nome di Squiggy Tentacolo! Una dei principianti. Sembra una valanga. Devo affrontare la realtà. Nella mia vita non avrò mai ricordi felici. Ma se un giorno li avrò, sono sicuro che SpongeBob non c'entrerà. Da consegnare al signor Squiddy Trentavolo. Tentacolo, sì, sono io. Bene, prenda pure. Grazie. Qui non c'è scritto chi l'ha spedito. Senza dubbio SpongeBob si è nascosto dentro la scatola. E va bene, facciamo anche questo. Beccato, che cosa? È vuota, vuota, come la mia vita senza speranza. Ormai non vedo che l'oscurità nel mio futuro. SpongeBob! Subito uscire di qui! Ho capito che serviva una festa per risollevarti il morale. Sfortunatamente quelli che ho invitato erano impegnati. Ma non preoccuparti, ho usato la mia abilità nel bricolage affinché ci fossero solo le persone che ami. Io! Che ne dici? Questo sarà un ricordo felice, non ti pare? Mi sembra che tu non abbia capito come stiano le cose. Io non voglio assolutamente avere un ricordo felice! Gradisce un antipasto? Ora sì che mi sento bene! Adesso anch'io avrò un ricordo felice! Allora vediamo un po'. Caro SpongeBob, io e mia moglie dobbiamo assentarci per un po' e purtroppo la nostra bolla sitter è malata. Potresti occuparti di nostro figlio Bolli fino a quando non torneremo? Ti ringrazio in anticipo, il tuo amico Bolla. PS, tieni Bolli lontano dagli oggetti appuntiti. Non vorremmo che scoppiasse come è successo il mese scorso allo zio Raymond. Per Nettuno, hai sentito che notizia, Gary? Il mio amico Bolla vuole che mi occupi di suo figlio. Mi chiedo solo quando arriverà a casa nostra. La lettera non lo dice. Spero che arrivi presto. Ciao piccolo, tu devi essere Bolli. È un piacere averti qui, sei davvero carino. Ti presento un amico. Forza Gary, saluta Bolli. Lo sai, sembri un ragazzino molto simpatico. Devo assolutamente presentarti ai miei amici. La 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 la. Vedrai, ci divertiremo tantissimo insieme. Upp, ora ti porto da Squiddy. Lui adora conoscere i miei amici. No, non è vero. Ti piacerà Squiddy, è un tipo molto divertente. Allora, com'è andato il tuo viaggio, Bolli? Tu non parli molto, eh? Oh, dove sei riuscito? Ok, ritorneremo più tardi. Ehi, Bolli, dove stai andando? Non puoi entrare senza essere stato invitato. Puoi farmi il favore di dire al tuo amico di andarsene da casa mia? Dove
sfrangato. Oh, che disastro! Il tuo salotto è stracolmo di oggetti scheggiati e cocci di vetro. Non è il posto adatto per il fragile ragazzo Molly. Oh, eccolo là! Sta tranquillo, lo salverò! No! Vetri rotti! Filo spinato! Cactus! Cactus protetti da filo spinato! Molly non può che essere qui dentro! No, non era lì! A meno che... Squiddy, tu pensi che possa essere scoppiato? No, è laggiù e sta andando verso le mie sculture di vetro! Tranquillo, Molly, ci sono qua io! Preso! Ovvio. E va bene, Molly, è stato molto divertente, ma dobbiamo andare adesso. Per mille cozze. Molly, sta attento! Ti prego, torna indietro! Eccolo là! Oh no, sto uscendo dalla finestra! Finalmente ti ho preso, piccolo briccone! Hai visto? Forse Molly diventerà un artista come te, Squiddy! SpongeBob, ci ho impiegato più di 6 mesi per fare quel quadro! Tranquillo, Squiddy! Molly è fatto di sapone e puliremo in un attimo! Ecco fatto, è come nuovo! C'è tutta la tua natura più intima! Oh, per mille meduse, si è fatto tardi, devo andare! Ciao, Squiddy! Bene, qui sarai più protetto. Avrai fame dopo tutto questo moto. Ora cosa mangia? Una bolla? Ho trovato! Molly! Non preoccuparti, andrà tutto a posto. Oh no, così non va bene. Ci siamo ancora! Non ci speravo più! E adesso? Eccomi qui, SpongeBob! Come si è comportato mio figlio? Oh beh, sì, insomma, intendevo io! Lui è stato... molto buono! Ma guarda un po', vedo che ti è cresciuta di nuovo una seconda testa, Molly! Di nuovo? Niente di grave, me ne occupo io! Allora, SpongeBob, davvero Molly non ti ha dato noia? Oh, stai scherzando, è stato un vero angioletto. Mi spiace moltissimo che se ne vada. Beh, a presto, vecchio mio. E grazie ancora. Ciao, SpongeBob, ti ho portato un bel regalo. Ma davvero? Hai un regalo? Ma certo, avrei dovuto già darti questo regalo molto tempo fa. Eccolo qui. Che bello, Squiddy, un regalo per me. Disposizione restrittiva per SpongeBob. Che significa? Forse i miei legali potranno spiegartelo meglio. Siamo gli avvocati dello studio Harry, Combover e Bold, specializzati in disposizioni restrittive. Ne abbiamo una per il signor SpongeBob. I suoi movimenti sono limitati. Limitati? Che cosa intendete dire? Squiddy, tu sai che cosa... Secondo il paragrafo 3 della disposizione restrittiva, lei non ha più il diritto di parlare con il nostro cliente. E inoltre non potrà più avvicinarsi a meno di 5 metri dal signor Squidward e, di conseguenza, ogni infrazione a queste precise disposizioni sarà punita con lunghissimi periodi di prigione. Posso preparare dei Krabby Patty per i clienti del Krusty Krab quando sarò chiuso in prigione? Che cosa? No! Non voglio andare in prigione! Benissimo, e allora segua le disposizioni che le abbiamo spiegato e non andrà in prigione. Però, signori, se adesso devo stare a 5 metri da Squiddy e non posso neanche parlargli, come faremo a lavorare insieme? Sono affari vostri, è una cosa che non ci riguarda. Tre Krabby Patty, 2 bicchieri di Vimita e 3 patatine fritte pronti da servire.
silenzio! Ups! Mi dispiace, Mr. Crab. È difficile far arrivare il cibo a Squiddy senza violare le disposizioni restrittive. Fammi vedere quel documento. Lasciamo perdere. Ascoltami, ragazzo, io non so bene che cosa sia una disposizione restrittiva, però so esattamente che di qualsiasi diavoleria si tratti, qui le cose non funzionano più. Voglio che tutto si svolga alla perfezione o mi obbligherai a togliere altre stelle dalla tua scheda. E ora come faccio? Ah, ci sono. Benvenuto nella casa delle disgrazie. Le sue ordinazioni? Dunque, vorrei due grandi focacce di alga ben fritte, tre crusty crab giganti ripieni di crema di corallo e quattro crabby patty con triplo grasso. Pensa che sia troppo? Beh, dipende. Da che cosa? Da quanto tempo vuole vivere. Squiddy mi fa divertire tantissimo! Ehi, guarda, qui c'è un bottone! Eccomi, nonna, ho il tuo dolce preferito, la torta di mirtilli di mare! Aiuto! Mirtilli di mare? Ma io sono allergico ai mirtilli di mare! Va bene, so cosa devo fare! SpongeBob! Sei davvero il bottone più carino che vi abbia mai... Ciao, mostro! SpongeBob, SpongeBob! Ce l'ho proprio con SpongeBob! Hai ragione, bottone, nessun mostro può divorare il nostro amico! SpongeBob! No, 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 SpongeBob! Oh no, i miei migliori amici si picchiano! Ma la disposizione dice che non posso avvicinarmi per dividermi! Mi spiace, disposizione, ma i miei amici hanno bisogno di me. Dammi la disposizione restrittiva. Vediamo un po' cosa c'è scritto. No, non mandarmi in prigione. Vuoi dire che quello è Squiddy? Bottone, anche tu lo sapevi che era Squiddy? Perché non l'hai detto subito anche a me? Ho violato la disposizione. Mi dispiace, io non volevo. E piantala, allungami una penna. Eccola. Ti ho detto di piantarla, non andrai in prigione. Non ci andrò. No, ti cancello dalla disposizione. Dici sul serio, Squiddy? Sì, e ci metto il nome di chi la merita molto più di te. Mi dispiace moltissimo, bottone. Ti sbagli, ho messo il tuo di nome. Che questo bassorilievo non mi è venuto affatto male. Qualche piccolo ritocco e sarà finito. Scusate un momento, io non voglio fare il capocantiere, ma qualcuno di voi sa come si ristruttura un ananas? Certo, io lo so fare molto bene. Per prima cosa sono necessarie delle solide fondamenta, così rimane fermo al suo posto. Signorina, non esattamente. Un ananas deve essere mobile, deve avere uno scafo di legno robusto per abbandonare la città velocemente, in caso di necessità. Sbagliato! Un ananas deve avere un sapore dolce e anche molto intenso. Sono tutte ottime idee, però... Se continuiamo a parlare non finiremo mai il lavoro. Diamoci da fare! Secondo me dovremmo cercare di realizzare tutte le idee di ciascuno di noi. Sì! Non è quello che avevo in mente io. Innanzitutto dobbiamo liberarci di tutte le cose inutili. Senti, perché hai buttato via i miei mobili? Attenzione! Devi
spostarti, ragazzo. Voglio che tu abbia una griglia nel tuo salotto per le sere in cui vorrai portarti un po' di lavoro a casa. Il mio salotto voglio usarlo per guardare la TV. D'ora in poi non sarà più il tuo salotto, bensì un bellissimo giardino interno. Quello era il posto del divano. Sì, lo so, ma non è meglio così. Tu hai mai la sensazione di non essere ascoltato? Dobbiamo parlare, Sandy. Di queste colonne sono belle, non è vero? Daranno all'Ananas un tocco intellettuale. Non ne dubito, ma a me l'Ananas andava bene come era prima. Non credo che ci sia... Scusa, ma non capisco quello che dici. Hai qualcosa in bocca? Ehi, ragazzo, allora che ne dici di questa meravigliosa mano di intonaco? Quello che stavo cercando di dirvi è che non c'è niente di male se un ananas assomiglia a un ananas. Oh no, Gary, non ti ho ancora dato da mangiare. Non ti preoccupare, ora lo faccio subito. Una casa non è una casa se non c'è una roccia dove schiacciare un pisolino. Allora, che cosa ne pensi, SpongeBob? Direi che... Che? Direi che... Che è fantastica! Direi che... Mi è venuta fame! Direi che non ho parole! Evviva, gli piace! Visto che sei rimasto soddisfatto, voglio essere buono. Ti costerà solo il doppio e quel conto. Ottimo lavoro, ragazzi! Siete stati in gamba! E io ho fame! Bene, eccoci nella nostra nuova casetta. Questa è stata sicuramente un'idea di Patrick. Questi vecchi dosatori di salsa sono un regalo di Mr. Crab. Non mi sembra un lavandino, Gary. Ringraziamo Sandy per questo bagno tecnologico. Diciamo che non è esattamente la mia casa ideale, ma poteva anche andarmi peggio. In fondo abbiamo un tetto sulla testa e del cibo. Ehi, mi sono dimenticato di nuovo, devo ancora darti da mangiare. Scusami, amico, devi essere affamato. Non ce la faccio più! Pronto, centralino. Per favore mi passa all'ufficio sogni infranti, grazie. Oh, Gary, scusami. Con tutti questi problemi mi sono ancora dimenticata di darti da mangiare. Lo faccio subito. Ananas arredato in lattina. Oh, Gary, sei sempre il migliore. Patrick. È arrivata l'ora di mangiare. Lasciami stare, questa è la mia mano, Patrick. Mi serve il tuo aiuto e subito. Io soffro di insonnia. Voglio dormire. Non aggiungere altro, amico mio. Ho il rimedio che fa per te. Dai, mettiti comodo. Che idea, una favola della buonanotte. Sasha, prova. C'era una volta, tanto tempo fa, un bambino che aveva sempre tanto sonno. Sì, che bello. Il bambino era il più dormiglione che ci fosse mai stato in tutto il regno. Mi sto addormentando. Una sera d'inverno si rannicchiò nel lettino per fare un lungo sonno. Lungo sonno. E quindi Sir Cecil, il sovrano marino del sonno, lo cosparse usando la sua polverina magica del sonno. Ah, grazie di cuore, Sir Cecil. Il bimbo era pronto ad addormentarsi quando, senza avvertimento, un malvagio troll spunta dalla finestra urlando: forza, svegliati, svegliati, sei solo un dormiglione! E improvvisamente degli orribili molluschi dalle ali d'aquila lo rapirono serpeggiando nel cielo notturno!
Patrick, cosa dici? E poi che razza di storia della buonanotte? Beh, questo libro si intitola La Terra dell'Agitazione Perpetua. È una favola che serve a far alzare i bambini dal letto. Io volevo addormentarmi. Oh! Devi smettere di sprecare la mia senape, ragazzo! No! I miei guadagni perduti! I miei guadagni perduti! Mr. Krab si arrabbierà moltissimo con te! Un'altra visione. Ma perché? Perché? Ti prego, ti prego, ti prego, fammi dormire 5 minuti. Non disperarti, figliolo. Sir Cecil, il re marino del sonno. Devi soltanto chiudere gli occhi e addormentarti. Ora ti do la polverina magica. Sento che finalmente mi sto addormentando. Oh, grazie infinite, Sir Cecil. Ehi, è fortunato, dormito un po'. Ora mi preparo per andare al lavoro. Bene, sono pronto. Perfetto. Caspita, puzzi più degli stivali di un marinaio che è tornato dalla pesca ai molluschi. Sei certo di non aver dimenticato niente? Dimenticato? Oh sì, giusto, giusto, Mr. Crab. Come sono smemorato. Così mi piace, ragazzo mio. Cosa fa per 1000 balene? I dipendenti devono lavarsi accuratamente prima di cucinare. Che bel sapone. Quello non è il lavandino, ragazzo. Lo so, lo so. Mi serve solo un posto tranquillo per dormire. La mia povera senape! Non hai ascoltato i miei consigli, vero? Questa notte non potevi dormire un po' di più come io ti avevo ordinato di fare. Oh, mi dispiace, Mr. Krab, io ci ho provato. Ci ho provato e riprovato. Purtroppo la mia insonnia ha avuto la meglio. Adesso piange spargendo dappertutto la mia senape. Ora cerca di smetterla, ne ho abbastanza. I miei poveri guadagni. Io ho provato di tutto per dormire, ma non ci sono riuscito. Palma la quantità giusta di senape. Caspita, figliolo, sei il più perfetto erogatore di senape. È una cosa bella. No, 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 SpongeBob, questa è una cosa davvero terribile. Una cosa veramente terribile. È il giorno di lavoro più bello della mia vita. Hai sentito? Forse è il condizionatore che fa i capricci. Ok, vado a ripararlo. Andiamo, vecchia baracca! Credo di averlo messo a posto. Ora non fa più alcun rumore. Bene, bene, bene. Finalmente abbiamo conquistato il Krusty Krab. Ora con la formula segreta conquisteremo anche il mondo. Su, consegnamela, Krab. Nemmeno per idea. Tu non avrai mai la formula segreta dei nostri hamburger. Un momento. Non si era parlato di una formula con la quale dominare il mondo? È proprio di questo che si tratta. Avere il controllo del mercato del fast food equivale ad avere il controllo del mondo. Ti consiglio di assaggiare un Krabby Patty. Sono sicuro che allora capirai. Ehi, voi due, servite immediatamente un Krabby Patty al mio amico Murray. Squiddy, muoviti, Squiddy. Voglio un aumento per questo. Buon pomeriggio. Anche a lei, signore. Questo ballo, giovano? Certo, con piacere. Ma
questo ballo? Con piacere. Ehi, un momento, l'avevo visto prima io. Ma se non ci vedi per niente. È il mio turno. Ehi, Waterman, supervista. Quando io alle feste non mi sono mai detto. Venite a salvarmi. Oh, finalmente! Ecco due Krabby Patty, buon appetito, signore. Grazie mille! E ricorda di restare a disposizione, schiavo! Bene, ora che hai assaggiato un Krabby Patty del Krusty Krab, sei pronto a rubare la formula segreta grazie alla quale domineremo il mondo? Ammetto che era gustoso, ma credo di doverne mangiare un altro per esserne veramente sicuro. Ehi, quel Krabby Patty è mio! Va bene, sei soddisfatto? Possiamo mettere in atto il nostro piano adesso? Soddisfatto? Niente affatto! Non ho ancora placato la mia fame di sapere. Ehi, cameriere, portami un altro Krabby Patty, per favore. Ehi, supervista, Waterman, supervista, Waterman, supervista, ma che? Non sarà già ora di alzarsi? Sbrigatevi, il Krusty Krab è in grave pericolo, Plankton si è alleato con me, Ray, e questo deve essere uno dei nuovi ospiti. Mi spiace, figliolo, ma ora non possiamo aiutarti. Perché non potete? Perché ci siamo appena svegliati. Già, e dopo il riposino l'infermiera ci dà sempre un gelato. Dacci qualche minuto, intanto dovrei fare l'eroe per conto tuo. Vuoi rimanere qui ad aspettare il gelato? SpongeBob, dove eri finito? Lo sai che sono rimasto qui a sostituirti alla griglia per 3 ore? Ho le braccia che sono sul punto di spezzarsi. Quel tizio in rosso e blu è un cliente molto difficile da accontentare. Ti prego, impadroniamoci di quella formula. Adesso fammi questo favore, Merre. Non ne voglio ancora! Portatemi altri Krabby Patty! Portatemi altri Krabby Patty! Alla larga, Squiddy, devo fare l'eroe per conto mio. Ecco, signore, buon appetito. Ah, finalmente. E va bene, ho capito. Se voglio quella formula segreta dovrò arrangiarmi da solo. Ah, senti, Merrey, la nostra alleanza finisce qui. No, no, ora basta. Non ce la faccio. Eccolo là! E va bene, Merrey. L'ora di pranzo è finita. Cosa? Ma come avete saputo che ero qui? Ce lo ha detto una piccola spugna. Sconfitto per l'ennesima volta. Ecco qua, Plankton. Che cosa sarebbe? Questo è il conto che ha lasciato il tuo socio.